Signori, buonasera, anzi buon pomeriggio, benvenuti a tutti. Buon pomeriggio, che strano, buon pomeriggio. Carissimi, carissimi, una buon live... Buon spadone a tutti. Buon spadone a tutti. Una live nuova, una live con qualche variante, con qualcosa, multi-streaming, perché noi ormai siamo un po' ovunque, come... Multi-streaming e multistrado. Come la cicciulena, come la cicciulena. Io vi do il benvenuto, caro Amber, che ha, che attivo la live, ah, la schiena, si sta rompendo. Praticamente sì, oltre la, si è rotta già, pure la schiena si è rotta oggi, praticamente avevo lo spallino così, però volevo salutare, boom, è scattata all'indietro, ho preso una botta, una frustata dietro che io ero tipo, ah. Envil, io oggi ho voglia di ammazzarvi tutti sul gioco. Io devo andare, ragazzi. Sono delle buone premesse. Omar, posso chiederti una cosa? Ma perché c'hai come maglietta quella cosa che usano per fare il motion capture dei videogiochi? Vero, un pochino. un pochino. Perché ha appena finito di girare qualcosa. No, allora, in realtà adesso io sono così. Appena Andy il casta Polymorph diventa un gorilla e cambia anche sullo schermo. Ma allora Omar, io ti volevo dire una cosa, ti stai imborraccendo anche tu con questa luce, questo non lo so, c'è un che di... capito, borraccia, dovete sapere che è come Carsus, lui non c'è, si è disintegrato, ma la sua coscienza permea tutta la trama, tutta... Io rompe il cazzo ancora. E quindi, ragazzi. Allora, ragazzi, come state? Come state? Tappo. Bello. Ma sapete quella dello spadone? No, che quale spadone? Ormai la sappiamo, ormai la sappiamo. Allora, a proposito di spadoni, ragazzi, se volete, ricordate che il mistero dello spadone sta avendo, cioè stiamo analizzando, cioè abbiamo il gruppo di ricerca, il dottorando in spadoni, il nostro gruppo Telegram, proprio il gruppo di ricerca, proprio c'è gente che si sta prendendo, sta attestato di per capire che cos'è sto spadone. Raggiungeteci su Telegram, perché... Ma in realtà sul nostro server Discord e sul Telegram anche l'hanno detto che cos'è lo spadone. L'hanno rivelato. L'hanno rivelato che non lo dirò. Cosa incredibile, adesso non lo possiamo dire, ma è una cosa incredibile. Io non posso dirvelo cos'è, ma sul serio, se entrate sul nostro Telegram e salite un po' sopra, c'è un utente che ha rivelato il vero spadone. Ma comunque non sono allusioni, ragazzi, anche perché per ora, a quanto ho letto, Twitch è diventato un po' più libertino, un po' più facilone, a quanto ho letto. C'è dell'arte in giro, c'è dell'arte. C'è dell'arte. Twitch è già aggiornatissimo sulla questione. Io subito, che scherzi. Luigi proprio è aggiornatissimo, vedremo tra poco diventerà la sua inquadratura tipo quella di Chat Roulette al basso. Senti, vedrete due cuori, uno bianco e uno azzurro dietro di me. Ma che sia Twitch, il mio nuovo canale. Che sia Twitch o che sia YouTube, stasera si gioca finalmente, non vedevo l'ora, Fandelver, Milodi, Shatter ed Obelisk, episodio 11 tra l'altro, già iniziano a essere... Siamo a un cazzo e belli corposi. Dice bene, dai, allora il prologo l'avete finito, quante sessioni avete fatto? 11. Allora ragazzi, devo essere sincero, il primo atto stiamo veramente per giungere al termine del primo atto, però probabilmente l'altro giorno parlavamo con Empil, ma li aggiorneremo a gennaio, giocheremo molto di più Shattered Obelisk, vedremo più presente Shattered Obelisk, daremo una bella sferzata a questa avventura. Anche perché poi Emil e io ovviamente ci aggiorneremo, ci coordineremo con l'arrivo di gennaio, vedremo un pochettino come siamo combinati. San gennaio. Però vi aggiorneremo ovviamente, e vi aggiorno anche su un'altra cosa, ragazzi. Sotto il nostro player di Twitch, probabilmente ce l'avrete tutti, ci sta un annuncio che se volete supportarci, questo è il momento giusto. Perché a dicembre ci sono gli sconti su Bit, Sub, e poi che cosa, Emmy, su cosa c'è? Sabbitillo. Purtroppo non è sabato, dobbiamo stare male di sabato.
E quindi, ragazzi, approfittatene perché è un buon momento per supportarci. Oh, e comunque non è l'unico modo per supportarci, già lo sapete, donazioni, i manuali che abbiamo creato, droni e le cose che tra un po' potremmo mettere in sconto, ma vediamo se riprendere il bundle, se fare le cose. Purtroppo io e il caro dottore qui, Amberdale, siamo stati indaffarati, lo siamo tuttora, col canale, con questo, con quest'altra cosa, poi sapete, è Natale, però... È nato. Però il tra poco diventa papà. Non è vero. Io tra poco divento papax. Papax, papa diventa. Papa. Che hai detto? Che cosa hai detto? Che hai detto? No, quel... è stato sigillato. Avevamo detto di non dirlo mai più. Ma chi? Nani? Quel nome era stato sigillato e non deve essere più nominato. No, tu ti stai riferendo a un altro nome. Quello del vecchio. Non perché si può... è male. Ma non si può dire il suo nome completo. Comunque... È stato sigillato e non deve essere più riaperto. Allora, arrivano un sacco di commenti da ambo le piattaforme, quindi io ringrazio tutti. Vi dico che comunque questa è una live particolare perché l'abbiamo già fatta altre volte, ceneremo con voi insieme. Raga, l'iniziativa si chiama Dungeons and Pizza, quindi abbiamo creato anche un layout... apposito, ve lo faccio vedere. Un attimo sulle, ve lo faccio vedere solo per un attimo. Come vedete, è abbastanza a tema. Quindi, quando saremo in cena, insomma, pausa cena, mangeremo tutti una bella pizza come simbolo della nazione. Ma è bellissimo. Io l'ho visto questo per la prima volta. È fantastico. Sì, è ignorantissimo. Devo dire che le nostre facce che sbucano con questo sfondo, non lo so, è pure estetico. Non lo so. Sono... Che poi sto notando adesso che è una piacevole soddisfazione involontaria. Che c'è la O e la Z, che so che non l'ho fatta apposta. La O e la Z che combaciano perfettamente. Capito? È vero, è come se la Z sostenesse la O. Ci lascerei qui. Posso dire una cosa? Che a X, anzi N abbonati, tutti quanti noi ci metteremo un intero peperoncino sulla pizza. Dove lo prendo il peperoncino? Tu sei calabrese, non io. Non ce l'avete un po' di peperoncino? Che cazzo ce l'ha? No. Non esiste una casa senza peperoncino, ragazzi. Allora, ho una pianta di... Io ho una pianta di habanero chocolate in terrazza, devo vedere se... Tu hai lo squalo putrefatto, puoi mettere quello. Possiamo fare così. Ma okay. Sapete, ragazzi... Ma ormai, oltre a essere putrefatto, è proprio macerato, diventa una gelatina. È giallo diventato. Ormai, schifo. Ormai, secondo me, una sera si sente da lontano, papà, apri. Secondo me, una sera esce un alieno da lei e ti spara. Allora, ragazzi, e alla prossima live sarà un po' diverso, Omar, dopo essere stato sparato. Chissà cosa io posso controllo quindi io da Twitch, tu fai YouTube? Io controllo a YouTube e li faccio pe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 p
vi facciamo i ringrazi, grazie a Luigi, un anno taglie forte, grazie Luigi. Black Wolf 801, wey, buonasera, buonasera a te che c'è ancora una volta siete al tavolo con noi. Alkain 280 con i suoi bits, grazie per il tifo, è partito Life Train. Hacklegro a Golem, ok, che si unisce a noi per due mesi consecutivi, fa ancora Life Train, bing, 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 a voglia, grande. Poi la community ha contribuito con un totale di 3 abbonamenti in regalo. Ah, ok, no, per il recap. Jordi Verdi, grazie mille per essere tornato assieme a noi per 3 mesi. Buona sessione a tutti, grazie caro. Orco Khan, e sono 2 annetti, grazie a voi. Ho scoperto che mi sono appassionato a D&D, ho preso punti esperienza. Grazie ragazzi, un saluto alla vecchia e alla nuova guardia. Grazie Orco Khan. Allo 79 che si abbona con Prime per un totale di 12 mesi. WeRoll, potete dire sì. Potete dire in live, Siria ti amo? Grazie mille. Siria ti ama. Siria ti ama. Siria è così, ti ama, ti ama. Omar? Siria ti ama. Omar, Omar è in live sul tuo canale. Omar è borracciuto. Ti ho detto che sei un sacco imborracciuto. Ero distratto. Omar era su un altro canale a giocare a vampiri. Va bene, va bene. Jacopo Lampo per 6 mesi insieme a noi. Nano Pazzo 87 che per la prima volta finisce a noi.
Qualcuno 91, chiodi gli occhi, padre, ora che, ora che i miei sono finalmente aperti. Bella cheat. Arthas, Warcraft 3. Quando, quando staggerà il padre. Ma ora me lo picchia, che cosa ha rispolverato, bellissimo. Padre VIP, bellissima, bellissima. Ho allo 79 per regala 5 abbonamenti alla nostra core. Mamma mia, Allo. Grazie, Allo. Edo 9524 che per, si abbona per un totale di 8 mesi. Davide Slayer che per 34 mesi ci fa Thunderbolt and Below the Shattered Spadone. Top avventura incredibile dove si scoprono i segreti dell'antica arte dello spadone. Bella guys, come state? Spero tutto bene. Siamo a 34 mesi di sub su questo Kingdom Death Nation. Grazie Davide. Buon spidicules. Ciao. Grazie mille a tutti ragazzi. Allora, dunque, io lo dico. Dillo. Stasera di pick up. È stato rotto un cerchio. La scorsa sessione, purtroppo il nostro caro Aruk, il nostro Omar, ha deciso di prendersi per sempre la responsabilità di fare i recap. Hai detto tu che lo volevi fare, adesso lo farei, ma anche nelle campagne in cui non partecipi, per fare recap. Sarebbe bello coinvolgerti ogni volta che andiamo live, stiamo giocando a qualcosa, farti entrare in call, farti fare il recap e poi farti uscire. Sarebbe una bella trovata. Uscire, cacciarti proprio. E poi Panhammer. Negli episodi precedenti. Tu pensavi di aver preso una patata bollente che prima o poi avresti passato a qualcuno, ma ahimè, quei qualcuno non ci sono. E la patata bollente ti è rimasta in mano per sempre. In mano, hai visto? Si freddasse una certa. Adesso. Quindi io il recap. E tu farai il recap, però prima Pinco Pallo 92 si unisce a noi per un totale di 15 mesi. E ragazzi, io direi a questo punto, dato che abbiamo un bel po' di tempo per giocare, che adesso dobbiamo inoltrarci in questo grande dungeon Zorzula. E dunque Omar te la sei accollata e adesso piagni. L'hai voluta la bicicletta. Un contratto del riassunto molto, vabbè. Hai voluto la bicicletta, adesso pedala, gonfia le ruote quando si rompe, prendi la catena e rimettila quando è che cade a terra e trovo un modo per, insomma, spezzare, rifare il cerchio. Devi ripassare questa cosa a uno di noi. Trova tu un modo. Ma ci devi convincere a proporci, e questa è la difficoltà. Soldi, bonifico, IBAN, ti do il mio IBAN, IT, 36, N. È come quando devi far parlare qualcuno al morto a 7:30, stessa cosa. Ok, forse un'idea. 7:30 è morto. Cucù. Lo faremo dopo, ma forse un'idea. Io pure al morto, pure con la tombola gioco. Davvero. Ok, allora. Vai, tutto tuo. Riassunto dell'ultima sessione. L'ultima sessione, cosa è successo? Abbiamo terminato il riposo lungo. Facendo le ultime cose, quindi portando il corpo di sorella Garaele a Gwyn. Scusami, perdonami, ho letto un messaggio. Ciao ragazzi, un saluto dall'ospedale dove sto lavorando. Sto proiettando la sessione nella televisione della sala da pranzo. Ci sono circa 10 pazienti che mi stanno seguendo. Ciao. Buona guarigione a tutti. Ragazzi, mo tra poco vi mandiamo l'ordo che vi rattoppa lui. Me la vedo io. Solo Pendra. Ciao a tutti. Che bella cosa, grazie. Fantastico, bellissimo, bellissimo. Vai. Non so se il Master volevi dire un'altra cosa. Sì, continua. No, visto che è arrivata è arrivata la scarica, ragazzi. Miraggio, grazie per esserti unito a noi. Ho appena finito di coprire questa fantastica sessione. Si va in scena, grazie, caro Zeldinch, Roma e Phandalin. Stasera, State of Mind, 31 mesi insieme a noi. E Joe 224 che regala 10 abbonamenti alla nostra community. Alla grazie. Faccia del Kaiserdom. Bellissimo, grazie mille. Grazie a tutti.
grazie. Siamo a 197 abbonamenti, 3 abbonamenti, siamo a 200. Vai! Dai, è forte. Allora, a 3 abbonamenti il riassunto lo fa Envy. Allora... Il prossimo? Prossimo. L'anno prossimo. Esatto. Allora, quindi abbiamo consegnato il corpo di sorella Garele a Gwyn, che lo ha esaminato e... Dopodiché abbiamo terminato effettivamente questo lunghissimo, infinito riposo lungo. La mattina dopo siamo scesi lungo il pozzo, dentro il pozzo, pronti ad affrontare quello che era il guardiano che viveva all'interno di questo pozzo, ossia un Othug. Quindi ci siamo preparati... con Finn, più posso castare oscurità, Lord che ci indica il posto, Helix pronto a sfoderare la sua lama, ma dell'Othug zero. Siamo avanzati lungo il canale che proseguiva all'interno di questo pozzo, un pozzo scavato naturalmente, che non sembra essere di natura artificiale. E dopo aver trovato una piccola alcova troppo alta per dei goblin, ma comunque che ricorda un po' una sorta di zona di preghiera, con delle piccole candele di cera di grasso animale, quindi di bassa qualità, abbiamo trovato sul ruscello il piccolo un po' di sporcizia, un po', che ci ha condotto al cadavere dell'Othug. Quindi questa creatura, che già di per sé fisicamente è molto forte, l'abbiamo trovata in condizioni abbastanza mal ridotto. Il cranio sfondato, i tentacoli spezzati, le zampe spezzate girate al contrario. E chiunque ha fatto questa cosa della sua presenza non ne sappiamo nulla, non sappiamo che fine abbia fatto l'assalitore dell'Othug. Abbiamo trovato delle impronte, le abbiamo seguite fino ad arrivare ad una sorta di grande lago dall'odore sulfureo e un piccolo un edificio al suo sul limitare della spiaggetta, diciamo, in grandi linee. Lì abbiamo trovato questo enorme portone di pietra, l'abbiamo esaminato, abbiamo provato a spingere, chi realmente, chi per finta, e dalla porta è uscito un goblin. Questo goblin, invece che attaccarci come hanno fatto i precedenti, ci ha proposto una sorta di alleanza. Il loro capo, che in questo momento mi sfugge assolutamente il nome, che perché io con i nomi sono... È vero, come si chiamava? Il loro capo... Ruxitid. Un mostro, non dico più niente. Ruxitid. Il loro capo Ruxitid sembra essere uscito un po' troppo fuori dagli schemi. Questi goblin dalla mente risvegliata, come diceva lui... Sì, quello che vi hanno detto è che Ruxitid, che è il capo tribù della tribù dei Sowply, si chiamano Sowply, non ho saputo tradurlo in italiano perché era scritto Sowplie, non so bene come tradurlo, quindi l'ho lasciato Sowply, e dice che praticamente hanno parlato di alcune se divinità. Goblinoide, forse è Sowplie. Esatto. Penso che in inglese non so, probabilmente perché Sow tipo Sega, ok? Ah, quindi, Sowplie. Scritto, Plea. Proprio plie con due sopra. Non è che il plie che si fa danza però darsi sicuramente quello sega plie, capito, quindi è proprio era strano. Era strano come Sow come Sega qua vanno gli arancini a zurzula. Li chiameremo i goblin dei supplì. Capito? Comunque la doppia E
la doppia vocale è molto richiamata nel linguaggio goblinoide, quindi potrebbe essere anche veramente goblinoide. Supli, li chiameremo Supli. E quindi ci ha parlato di questo Ruxitid che ha delle voci in testa, segue delle divinità che comunicano con lui mentalmente. Mm-hmm. E questi due goblin, non so se sono fratelli, mi pare fossero fratelli, sì, stanno fratelli. Cercando un modo di ribellarsi a questo Ruxitid. E abbiamo trovato un accordo. Loro ci hanno indicato una via per entrare direttamente nel sanctum del loro capo. No, hanno detto una via per entrare all'interno senza essere visti. Dice Shiryu Satsuma che scrive dall'altra piattaforma, quella red. Sega supplicante, Supli. Meglio Supli che Sega supplicante. Noi siamo i goblin della Sega supplicante. Ti prego. Potresti fare. Mi stiamo cagando sotto. Vabbè, Supli. Supli. Okay. Ci ha indicato un modo per entrare all'interno di questo luogo. Uh-huh. Loro faranno finta di non averci visto. E in cambio, noi dovremmo uccidere il loro capo. Ci hanno indicato un luogo all'interno dell'acqua, un punto all'interno dell'acqua dove fuoriescono delle bolle. Ci hanno detto che c'è un passaggio dove dovremmo trattenere il respiro per circa 40 secondi. Dopodiché saremo all'interno di quella che dovrebbe essere, se non ricordo male, una sorta di zona termale dei goblin. Sì, ti hanno parlato come una sorta di vasca termale. Ok, e ci stavamo preparando per buttarci dentro l'acqua. Ok. Prendo la parola io adesso, caro okay. Omar, grazie mille. Ora torniamo seri, ragazzi, ci siamo divertiti. Grazie intanto a tutti, ragazzi, per il supporto dato in questi pochi minuti praticamente di live. Grazie mille. E direi di riprendere dove eravamo rimasti praticamente. E riscendiamo nuovamente verso l'Underdark. Verso quel posto che Haruka ha sognato, ma adesso si mostra in modo diverso. Non ripeterò ciò che ha detto Omar, quindi riprenderemo immediatamente da dove eravamo rimasti. Il goblin, una volta che vi ha indicato quel punto del grande lago sulfureo che appunto proietta vapori, vi ha mostrato come delle bolle arrivino a galla per esplodere. Questo vuol dire che c'è qualcosa, un passaggio dell'ossigeno là sotto, comunque delle sacche di qualcosa che non è soltanto il fondo dell'immenso gigantesco lago. Adesso sta a voi. L'acqua, come vi ho detto la scorsa volta, non brucia, però non è comunque una temperatura fredda e calda. Alla fine stiamo parlando di un lago sulfureo e dagli effetti che avete avuto non appena siete entrati, perché ricordiamo che Helix, Lordo e Finn sono avvelenati attualmente, sono alla collezione Poisoned, che questo sicuramente non semplifica le cose. No. E adesso, indicandovi questo passaggio, ahimè, a quanto pare sembra l'unico modo per entrare senza essere visti. Vi ricordo che i due goblin vi hanno detto che qualora vi dovessero scoprire e richiedessero il loro intervento, loro faranno in modo di intervenire, ma potrebbero darvi una mano, nel senso di non cercare di non colpirvi o comunque stare dalla vostra parte. Non faranno in modo di non essere scoperti che vi hanno aiutato, però comunque non potranno sottrarsi alla loro posizione. Quindi adesso io lascio la parola ai miei giocatori. Siete davanti, in piedi, davanti a questo lago. Lordo, sei un po' più indietro, non so se è voluta la cosa. Sei di vicino. Siete tutti davanti sulla riva, sul bagnasciuga di questo lago. A voi la parola, ragazzi, e cominciamo. Quindi ci buttiamo giù? Sì, e anche velocemente.
non riesco più a respirare. Ma che ne sapete che c'è un passaggio e non è un pesce che ti mangia? Lo scopriremo andando dentro. Vedi che va per prima. Schiocca le dita, fa apparire giudizio, si avvicina, lì, comincia a camminare verso le bolle. Le spalle di Finn, quindi, vi si aggiungono alla vostra vista sul lago. Finn, riesci a ti immergi fino alle ginocchia. Senti un piccolo scalino, quindi vedi che la terra comincia a mancarti sotto i piedi. Il prossimo passo ti lascerà cadere praticamente fino a nuotare. Ok, mi fermo un secondo e con attenzione infilo a controllare, infilo giudizio nel vuoto. Non tocca fondo. Acqua, ok, la ritiro fuori, schiocco le dita, giudizio scompare, il passaggio c'è. Faccio un passo avanti, mi immergo completamente. Lo seguo anch'io, metto i primi piedi, prendo un po' d'acqua, mi bagno il volto, bagno i lunghi capelli di Aruk. In altre circostanze mi sarei fermato qualche minuto in più e mi tuffo anch'io in avanti. Lordo, ci vado anch'io. Va bene. Quando vi tuffate in avanti, la sensazione dell'acqua che attraversa le vostre armature e le vostre protezioni si fa intensa. L'acqua, come vi ho detto, non brucia, però è come se vi immergeste in una sorgente termale. La cosa non vi crea fastidio, anche, anzi, non vi nascondo, a primo impatto, ragazzi, è anche piacevole. Purtroppo però questa sensazione cambia dopo circa una ventina di secondi, quando la vostra pelle comincia a caldarsi. Non è comunque una sorgente termale, è acqua sulfurea, quindi è in ogni caso non è consigliabile stare per troppo tempo in quest'acqua. Adesso il pensiero va a voi, che dovete immergervi e nuotare per chissà quanto, per chissà dove. Pronti? Vogliamo legarci? No, vado e mi immergo. Aruk, lo seguo, sì, immediatamente. Finn lo segue. E io. Alex, Lordo lo segue. Alex, sei l'unico che rimane fuori. Sì, mi guardo un po' intorno. Quello che mi tocca fare. Mi immergo anch'io. Ovviamente Alex terrà il tuo cappello in modo che non venga... Non me lo metto nello zaino. Me lo metto ok. Alex chiude la coda. Aprendo gli occhi sott'acqua, vi trovate in questo ambiente qui. Non appena vi immergete e date le prime bracciate, vedete che... Intanto, ragazzi, vi sposto dalla mappa, quindi scomparirete dalla mappa per questa sezione. Vi immergete all'interno di questo passaggio. All'inizio non riuscite a individuare quasi la via, ma seguendo Aruk, il suo corpo che nell'acqua torbida comunque risalta, essendo sul giallognolo, tra il giallo e l'olivastro, vedete che Aruk, mi fai un check di percezione per capire dov'è la via, per discernere le forme di questo passaggio. Ok. Riesci a individuare la via, Rook? Ragazzi, voi non lo fate perché seguite lui in questo momento. Certo.
vedete il suo corpo che dà grosse bracciate e piano piano Rook riesce a trovare l'appiglio per infilarti all'interno di questo tunnel. Quello che vedi, Rook, è un tunnel, probabilmente una volta era una miniera, allagata. Vedi che ci sono dei corpi di alcuni ratti che sbattono contro il tetto. Probabilmente chissà da quanto tempo sono rimaste lì, e queste della carne ormai putrescente attaccata a quelli che erano, a quelli che sono gli scheletri, e le ossa addirittura mangiucchiate dal calore. Vedi che ci sono delle strutture del legno, delle botti incastrate e sedimentate all'interno di giacimenti di zolfo adesso cristallizzato. Vedi che ce n'è c'è anche dello zolfo che è in forma delle stalattiti e delle stalagmiti. Probabilmente questo tunnel non è sempre stato allagato. Riesci a definire questo. E anche voi che lo seguite piano piano riuscite a definire queste piccole informazioni che vi ho dato. Il tunnel, ahimè, è più lungo di quanto sembra. Rook non riesce a vedere la fine. Non riesce a vedere una curva, non riesce a vedere una risalita. Master, allora, ci sono delle travi, giusto? Sì, quello che è bello. Allora, per velocizzare un po' la nuotata, mi aggrappo per quei momenti in cui mi è possibile alle travi, tirandomi, cercando di... intanto sentendo se possono reggere, non voglio dare una spinta per rompere, voglio soltanto spostarmi per cercare di accelerare un po' la nuotata. Sì, sì, sì. Sperando che anche i miei compagni dietro vedano Le azioni. Allora ragazzi, ovviamente a meno che non usiate altri metodi, non potete parlare uno con l'altro. Se potete comunicare telepaticamente, ovviamente vi concedo di parlare. Riuscite a discernere le varie forme, perché questi cristalli che ci sono qua sotto illuminano di azzurro, quindi avete esattamente questa visione qui. Riuscite a capire dove sono le pareti e tutto il resto. Più avanti sembra diventare più buio. Tutti quelli che si vogliono inoltrare nel tunnel devono farmi una prima prova di costituzione, un check di costituzione, classe difficoltà 10. Già siamo avvelenati. Non hai svantaggio. No, non hai, nei check non c'hai svantaggio, solo sulle abilità se non sbaglio, invece no, e invece sì. Sì, okay. Perché vabbè, sì. Ability. Bello, dai. Pazzesco, eh. Droppato un 20, però. Okay. Lasciando stare Finn, che... Tutti quanti iniziate a sbracciare. Il tunnel è abbastanza grande, circa 2,5 metri di circonferenza, praticamente. Riuscite a stare due persone una accanto all'altro, lasciando spazio addirittura per una terza persona in verticale. Quindi riuscite ad affiancarvi. Il vostro fiato regge. Finn, mentre nuoti... ahimè, manchi un respiro, dai un colpo di tosse e parte della tua riserva d'aria finisce come bolle all'interno di questo tunnel. Gli altri invece riuscite a mantenere un respiro quantomeno pulito, una riserva d'aria quantomeno intatta. Finn, la tua prova, la tua CD per la prossima volta aumenta di 3. Che fortuna. Continuate ad andare avanti. Voi la vostra CD rimane ancora 10, ragazzi. Continuate a sbracciare. Rook, vengo da te, dato che sei la prefila e i tuoi compagni si stanno affidando alla tua guida. Giunto ad un tratto, vedi questo, Rook. Ora, ragazzi, non potete parlare. Se volete comunicare tra di voi, segni e resto. Ok? Ok. Non una parola da nessuno. Rook, davanti a te ci sono due strade. Alla tua sinistra l'azzurro continua a far da padrone. Cristalli, questa volta anche sul tetto. Sulla destra invece un tunnel un po' più stretto, un po' più buio, qualche cristallo in lontananza, vedi delle piccole
dei piccoli punti azzurri molto in lontananza. Vedi che il lato di dei cristalli non sembra avere altre strutture, mentre quello più piccolo sembra avere altri pali disseminati di tanto in tanto. Alla base, sull'angolo del bivio, vedi che ci sono delle ceste di legno bloccate per terra dalla presenza di molte pietre all'interno di esse. I tuoi compagni ti affiancano. A voi la parola. Mastro, una domanda. Sì. I cesti con le pietre tendono più a sinistra o più a destra? Sono in mezzo, sono sparsi, cioè, sono un pochettino, cioè, sono ornano. Altra domanda, si vedono bolle, si vede... noi abbiamo visto le bolle che salivano su. No, si qua vede, non si vede niente. Da qua non si vede niente. Io ho un timer al cellulare, ogni 5 minuti passati a comunicare mi farete un roll. 5 minuti, ma che è Baywatch? Presente che stavano sott'acqua, tipo... Mezzo di soldi. Io, Finn fa dei gesti arcani. Sto tenendo conto che siete tutti con la costituzione sopra la media, perché la media è 10. C'è chi ha 14, c'è chi ha 12, quindi sto dando per scontato che un po' di più riuscite a resistere. 5 minuti è il massimo, poi cominciate a... Ok, perdere. Non ha detto quanto è lungo, potreste morire anche qua sotto. Infatti, Finn crea una minor illusion. Non c'è bisogno di. Non c'ha componenti verbali, quindi la può fare. Con una mano che indica la parte più illuminata. E guarda gli altri. Vado verso la zona che indica Finn. Lo seguo. Ah, proprio così, così. Vabbè, andiamo. Quale zona è? No, guarda. Quale zona? Quella è illuminata. Ok. E cerco sempre di aggrapparmi alle pareti più che affidarmi solo alla nuotata. Alla parete mi sento un po' più sicuro e anche un po' più veloce. Vi affidate alla luce. Come abbracciati dalla speranza di un tunnel più illuminato. Vi addentrate. Lo spazio rimane largo. Questa volta una curva a destra. Arok segue il tutto con maestria, cercando di vincolarsi dai vari spuntoni a destra e a manca. Voi lo seguite. Arok, giungi, ahimè, a un vicolo cieco. Ma infatti lo volevo dire, puttana, ma stiamo veramente seguendo la luce in fondo al tunnel. Ci ho pensato dopo. Io ho guardato con faccia interrogativa, tu sei partito. Rook, quando arrivi, voi lo vedete, ragazzi, che a un certo punto è un vicolo cieco. Vedi che in questo vicolo cieco ci sono un sacco di strumenti per gli scavi, dei picconi ancora rimasti attaccati alla pietra. Vedi che ci sono massi accumulati e vedi anche delle rotaie, sono dei piccoli pezzi di rotaia che fuoriescono dal terreno, come a questo capolinea. Okay. Però non vedi la struttura di fermo della rotaia, quindi il capolinea. Sai che ci sono, che si mettono alle rotaie, si mettono i fermi quando si... E per il resto non vedi altro. Il più rapidamente possibile, proprio cercando magari anche di limitare quei 2 o 3 metri ai miei compagni, di impedirgli di fare quei 2 o 3 metri in aggiunta che ha fatto Arok. Rigiro subito, sempre aggrappandomi. E se torna indietro. Attenzione. Verso fine. Ok. Poi non lo faccio, mi sono bevo l'acqua sul fure. Tornate quindi indietro. Tornare indietro vi costa un'altra prova. Fin 13. Elix e gli altri 10. Mannaggia. Guarda come muore Finn, ha negato, guarda. Sei a Rook. Eccola.
Giustamente, ecco là, l'uno tattico di Lordo. Mamma mia, perché il due tattico è il due tattico di Pino. Dopo il tre di prima, quindi ti dai una spinta con le braccia, passi avanti, mentre Lordo, senza volerlo, urti una stalagmite e finisci sul fianco di Finn. Tossisce lui, tossisci tu. Perdete un altro fiato. La vostra prova, quella di Lordo sale a 13, quella di Finn sale, ahimè, a 15. Arrivederci. Ancora, tornate lì, all'incrocio. Vi resta, ragazzi, non molto tempo. Riuscite a tenere ancora un po' il fiato. Vi è rimasto poco. E siete di nuovo al bivio. Quanto sono in, quanto indietro rispetto da Rook, Finn? Allora, hai Helix proprio dietro di te. Ok. Neanche un metro. E Finn e Lordo sono a circa due metri e mezzo da te. Ok. Ma quanto ci vorrebbe a tornare indietro da dove siamo entrati? Ma neanche un minuto. Io faccio apparire di nuovo un Minor Illusion. Torniamo indietro a prendere fiato. Proprio una scritta. Che fate? Okay. Io guardo verso Helix. Intanto sto continuando leggermente ad avanzare per non perdere secondi. Io avanzerei invece. Quindi ti do uno sguardo, poi riguarda Rook che avanza. C'è un punto interrogativo alla fine, è una domanda. Sì, non è sì. Ti fa... Sì. Niente, inizio a avanzare pure io con Arook, come se volessi appunto velocizzare verso l'andare avanti più che andare indietro. Bene, un attimo che comincio a preparare la scheda dell'altro personaggio. Ti faccio così, Finn. Anche perché, Master, io noi quanto in questo momento ci troviamo a metà del percorso, no? Immagino che non siamo esattamente sotto la bolla nella quale ci siamo infilati, giusto? No, cioè quindi... la bolla indicava che c'era sicuramente un passaggio. Voi siete entrati dentro questo passaggio, adesso dovete trovare l'uscita, anche urgentemente. Esatto, perché cioè, se noi dovessimo tornare indietro sarebbe un altro check. Cercate di pensare, ragazzi, cercate di pensare anche un attimo a com'era la mappa. Quindi da che tipo di strutture potrebbero esserci sotto la grande pietra. Mm-hmm. Io ho detto anche una cosa mentre vi descrivevo le due vie. Una cosa molto importante. Una va stringendosi e c'è una luce. Non era quello. Era più il discorso sul fureo. Neanche. Intanto avanzo. Allora lui ha detto che è più scura, buia, che in fondo c'è qualche lucetta, che si rivede qualche luce. Hai detto proprio. E ti manca l'ultima, l'unica cosa che è l'indizio. Fantastico, non l'ho proprio sentito. Probabile che manco io mi fatemi un check di intelligenza, ve lo concedo, uno di voi. Ah beh, allora intuizione fa Rook, che non ha svantaggio. Ok, ha intuizione, dai, dovrei avere niente, però almeno su saggezza. Insight. Va quel 19, come ti ricordo, come ti accorgi di tutto. Ti penti di non averci pensato prima. È cosa comune, la maggior parte dei minatori, quando una caverna o un tunnel è un vicolo cieco, o comunque una parte non viene più sviluppata, non viene più protetta. Quindi le strutture non vengono continuate. Quindi si ferma a un certo punto in modo da non viene sorretto tutto fino al vicolo cieco. Per non sprecare risorse. Ti ho detto che oltre a essere più buia ed essere più stretta, ancora vedi dei pali. Ok. Là. Ho proprio sentito questa cosa. Mi accelero. Ho fatto così a Finn. Lui ha evocato giudizio e la risposta di Arook è proprio... E continuo a muovermi. Allora, quanto è più stretta? Perché io ho evocato giudizio, però è comunque una lancia.
Cioè, un falcione è lungo tipo due metri. Allora, attualmente si stringe da due metri e mezzo a un metro e mezzo circa. No, allora è troppo stretto. Non lo posso usare. Almeno un paio di metri il falcione. Ok. Continuo. Continuo però tenendo sempre un occhio a Lordo e Finn. Che... vedo Helix, lo vedo rapido, quindi però, la preoccupazione su Helix è un po'... Sì. È un po' minore. Finn lo vedi molto affaticato. Sì, esatto. Quindi... Continuate a immergervi. Ragazzi, il passaggio si fa più stretto, si fa più claustrofobico. Dovrete, non potete più affiancarvi, ma dovete incolonnarvi uno ad uno. Questo richiederà anche una prova di atletica per passare. Lordo, data la tua stazza molto esile, tirerai normalmente. Quindi mentre vi avvicinate a Rook, tu, che sei abbastanza grosso invece, farai svantaggio nella prova di atletica. Noi svantaggio ce l'abbiamo già de nostro. Ok, Lordo fallisce anche con il... Envil è sceso sott'acqua proprio, guarda, è tutto azzurro. Finn molto buono. Beh, mamma mia, doppio 20 di Aruk. Che atletica. Cos'è? È atletica. Io muoio stasera. Allarga il passaggio. Non posso farlo con l'acrobazia, vero? Che faccio i trick sott'acqua. Ci ho provato. Mamma mia. Master, se me lo concedi, mentre passo, posso cercare di... non lo so, chiedo aiutare? Di allargargli un po' il buco, magari cercando punti di roccia più friabile. Scegli a chi dare vantaggio a chi ha dato la prova, a chi ha fatto la prova. Scegli uno a cui dare vantaggio. Chi ha fatto meno? Helix oppure Lordo, scegli. Vuoi più bene a mamma o papà? Guarda, penso che penso che a Lordo sia meglio, perché comunque lui ha fallito diversi check. Esatto, fallito, ci pensavo. Aiuto Lordo. Vedendo Helix che ha un po' di difficoltà, Lordo che però ancora arranca, rimango un attimo a costo di dover fare un tiro su costo, su... Okay. 13. Ok. Nell'ultimo tratto, quando... il passaggio viene visualizzato da Rook, ti infili per primo, stai passando, non appena ti dai una spinta con le mani vedi che c'è un pezzo di roccia che può essere buttata giù, ti dai un colpo di palmo, questa scatta in avanti e crei più spazio. Ne approfitta Lordo per passare velocemente, seguito da Finn. Helix rimane indietro, attendendo che tutti i suoi compagni stiano passando, e poi si inoltre anche lui. Helix, mi fai un check di costituzione, sempre 10. Vada. Helix, inizia a inoltrarti. Riuscirai a passare, ma mentre passi hai bisogno di buttare fuori un po' di aria. Una grossa bolla davanti a te. Passate, il passaggio è ancora stretto, rimanete uno dopo l'altro, questa volta Finn e Lordo sono in testa alla coda e Aruk è rimasto indietro, poco davanti a Helix. Guardo verso Helix. Helix si tiene la bocca e si fa avanti con una mano. Aspetto che passa e poi lo seguo. Helix ti passa avanti, vi scambiate un veloce sguardo e poi Finn e Lordo davanti a voi vi trovate questo scenario. Sembra che l'acqua si faccia leggermente più calda e vedete che davanti a voi c'è un passaggio che a un certo punto curva, inizia a salire come se iniziasse una scala a chiocciola, come se salisse e curvasse, non so se mi spiego. Vedete presenti i parcheggi? Sembra che vada in quel modo. È un passaggio stretto, passa una persona alla volta, ma sembra risalire.
Sei mutato, Felice. Sì, lo so. Ah, tanto okay. Non posso parlare. Giusto, ragione. Finn e Lordo. Vi inoltrate ancora. Cominciate a salire. Vi dico subito quello che vedete appena vi inoltrate. Il passaggio continua a salire e continua a curvare. Sembra si... Man mano che avanzi, si faccia sempre più stretto. Tutti e due mi fate un test di atletica. Cazzo, difficoltà 10 per darvi un'ultima spinta e poi se lo fallite mi fate un altro check di costituzione. No. Ma dai, riuscite 19 andare, buttati. Riuscite ad andare avanti, ma a un certo punto rimanete bloccati lì. A un certo punto rimanete bloccati lì. Non appena arrivate lì, vedi Lordo che Finn non riesce ad andare avanti. Tu, Aruk ed Elix, adesso siete insieme, vedete questo passaggio, non vedete più i due vostri compagni. Volete inoltrarvi anche voi? Sì, io mi immedesimo in una situazione in cui mi manca ossigeno, e la mia vista si annebbia, inizio a vedere male sott'acqua, inizio ad andare avanti nevroticamente, sì. In effetti, Alex, adesso che dai più peso a questa cosa, senti che il tuo petto ti sta tirando come se avessi una mano dentro la colla che ti tira via l'aria. Aruk, senti una mano sulla spalla di Aruk che ti spinge verso il tunnel e iniziate a risalire anche voi. Purtroppo però, ragazzi, quello che vi trovate davanti è un Lordo rannicchiato dietro le gambe di Finn. Finn sembra essere bloccato. E anche voi, purtroppo, dato che ha fallito Finn la prova di atletica, mi fate un check di costituzione, classe difficoltà 10. Io devo ancora farlo. Le facciamo anche noi, ovviamente, pure io. Aruk fallisce. È 10 per me o è 13? Per te è 13. Sì, 13. Per uno. Elix riesce, fortunatamente. Ok, Finn, la tua prova era 15. Finn, un colpo di tosse. Senza accorgertene. Ingoi un po' d'acqua. Bevi. Subisci 3 danni, caro Finn. È passata più di un'ora da quando ho attivato armatura di Agathys, giusto per sapere se... No, ancora no. Quando l'hai attivata l'armatura di Agathys? L'abbiamo attivata che stavamo... Io l'ho attivata mentre stavamo scendendo il pozzo, in realtà. Eravamo lì. Si sai che può darsi... No, vabbè, aspetta, però potrebbe ho detto che tipo, abbiamo camminato per 20, no, 30 no, minuti. No, ancora no, però siamo là per là, ancora della bono. Quindi ancora è passato meno di un'ora? Solo per sapere. Sì, ancora è passato, siamo sui 50 minuti. Eravamo, guarda, quando abbiamo incontrato i Goblin, se non sbaglio, erano passati 40-45 minuti. Non so se abbiamo parlato per un quarto d'ora. No, va bene. Però siete là per là. Finn subisce un di 3 danni. Poi, chi è che ha fallito? Elix c'è riuscito? Io ho fallito il check di costituzione, il primo. Tuo diventa 13. Lordo ha fallito anche, e questa volta Lordo diventa 15. Master, dimmi. Posso, allora, quindi c'è questo foro che è più stretto, giusto? Sì. Ok, non c'è particolarmente tempo di per pensare, quindi se posso vorrei fare una cosa. Vai. Uso la mia azione bonus, attivo il tatuaggio che mi dà 4 metri e mezzo di portata. Ok. E praticamente come se il colpo venisse espulso dall'inchiostro del tatuaggio. Ok. E cerco di colpire il foro per allargarlo e farlo uscire il più velocemente possibile. Colpirai anche Finn. Ti do 10 secondi, devi rispondere. Sì. Ok. Scusa, Finn. Colpirai anche Finn e gli farai subito i danni. Scusa tu, perché te becchi 15 danni di armatura da Agathys? Non importa. Aruk,
I danni. Aspetta, armatura Caris lo fa a chi colpisce o intorno? Aspetta. No, a chi colpisce. No, a chi colpisce, però non... aspetta un attimo, fammi controllare una cosa. Armatura Caris, eccolo qua. Perché è un attacco range del mio, You gain 5 a melee, quindi subito a melee attack. Se li prende, però il range è niente. Tanto mi interessa poco riprenderli, mi interessa aprire il percorso e andare avanti. Non prendi danni, ma Finn li prende. Quanti danni sono? Te li tiro. Guarda come gritta mo, Sono 8 danni e non li subisce neanche. Vanno ancora tutti su armatura di Agathys. Ok. Ovviamente master, non colpisco, non cerco di colpire il punto più alto, rischierei di causare un crollo. Non preoccuparti, ho capito quello che vuoi fare. Colpisci il tuo colpo. Espande nell'acqua, passa di fronte al lordo e colpisce un pezzo di pietra. Sentite il rumore sordo delle pietre. Domanda, master. Davanti a me, com'è il percorso? È dritto o ci sono ancora molte curve? Nel momento in cui queste rocce vengono distrutte, sentite che il passaggio si allarga. Finn, sei finalmente libero. Adesso potete proseguire. Tuttavia, ci sono altre curve. Allora, niente giudizio. Salite ancora e ancora. I vostri polmoni sono alla stregua. C'è l'ultimo roll. L'ultimo check di costituzione. Per me la CD è sempre 13. No? Sì, per te è sempre 13, non è salita. Quindi Aruk supera, Finn fallisce. Lordo supera. Supero, mica con svantaggio. Supera. Porca zozza. Che cacchio. Finn, prendi 4 danni e arrivi a 0. L'armatura di Agathys scompare. Dopodiché, Elix, la tua CD diventa 15. Ma fortunatamente, come vi ho detto, era l'ultimo run. Si è arrivato dritto. Cominciate a salire, i vostri occhi, i vostri polmoni adesso sono al limite. Aruk, ancora un po' di aria, e guida il gruppo cercando di darvi una spinta con le mani, cercando di darvi spazio. Salite ancora, ancora e ancora. Gli ultimi 15 secondi sono... Mi sta laggando? Sì. Sì, io lo vedo laggare. Non si arriva, si è sfogata di nuovo, non capisco perché. Vabbè, ora mi sistemo. Salite ancora e ancora. È l'effetto sott'acqua, capito? Sì. Salite. Sei un master così bravo che hai suggestionato anche la tecnologia, la webcam stessa. Un ultimo colpo. Un'ultima bracciata. Iniziate respirare nuovamente. Master, quanto è durato di preciso, più o meno? Ed è stati più o meno sott'acqua all'incirca un 4 minuti. La Madonna, ok. Ripeto, ognuno di voi è stato calcolato una sorta di 5 minuti era il totale, poi dopo 5 minuti comincia a farvi danni. Appena facevo prima un D4, poi un D6, al D8, poi diventava un D10 e poi cominciavano danni fissi che salivano. Certo. Ed era annegamento. Però erano molto più veloci. La questione è l'idea. Arrivate. Sei più veloce. Potete ricliccare sul vostro token, giungete a... Un attimo solo, un secondo. No, che figata. Giungete in una sorta di camera. Una camera che... una camera con una vasca di, come si chiama, una termale, ecco, vasca termale. Riprendete il fiato,
A voi ragazzi, vi lascio ruolare la ripresa. Scusa Finn. Sei stato tu, Arucco. Che schifo. Grazie, che scusa. Probabilmente ci sarei morto lì sotto se non fosse stato per te. Saremmo morti tutti. Hai fatto bene. Elix, Lordo, state bene. Più o meno. Oh, mi bruciano gli occhi. Cerchiamo di riprenderci velocemente, d'accordo? Non sappiamo quanti ce ne siano qui intorno. Avrò la pelle liscia fino a domani. Lordo, sembra che questo fosse l'unico modo per farti lavare, ma almeno non sentiremo più quel dannato fetore. Il bicchiere è mezzo pieno. Ah, certo, certo. Master, bene. Una volta che mi inoltro qui in questo passaggio, riesco a risalire, no? Più o meno qua. Sì, 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 ragazzi, no, scusatemi, non vi descrivo subito la situazione. Allora, questa camera termale, non so perché si sono ovviamente, ragazzi, sminchiati i muri, ci ho passato 2 ore, però vabbè. La camera termale si mostra come una grande stanza circolare in cui al centro c'è questa acqua ribollente, piacevole, molto piacevole. Tuttavia ne avete abbastanza dell'acqua, quindi c'è questo ripiano di pietra a 15-20 centimetri in cui potete alzarvi normalmente, e vedete che c'è una sorta di muro di pietra artificiale rispetto a tutto quello che vedete. Tutto quello che vedete che sembra essere naturale. E Amberdale, ma usi Logitech Capture? No, uso il coso della... Ora lo sto rifacendo. Disattiva l'autofocus se puoi proprio toglierlo, se c'è una... Quando vai fuori fuoco, vai indietro. No, è che... No, ma è che lui ha fatto così con la mano. No, quindi... no, è che l'ha disattivato l'autofocus, però lo rimette in automatico. Ora vediamo... Ok. Va bene. Intanto comunque mi levo gli stivali, li svuoto dell'acqua. Anche io volevo fare uguale, esatto. Spogliare un attimo. Quindi io non perdo tempo a togliermi l'armatura, quella me la tengo fragica, però almeno sono giusto 4 stracci, quindi mi spoglio un secondo, rimango in intimo, tra virgolette, che è il classico fascione. Rock in intimo. Ciaddone tutto muscoloso. Notate, è pieno di cicatrici. Lame, cicatrici più grandi. Io il lo guardo. Di uova mi rimarrà. Chissà quanto. Sembrano le uova del clan dove vivevo. Schifo. Però le cucinavate un po' troppo tempo dopo la cova? Dicevano che era una prelibatezza. Invece facevano schifo. come vogliamo procedere? Master, domanda: da quando siamo stati avvelenati, quanto tempo è passato più o meno? Poco, forse 10 minuti. Se siamo fortunati, è passato meno di un quarto d'ora. Non so perché mi dà problemi la cam, ragazzi. Non capisco perché. Ma cambia slot USB. Ma funziona, però cambialo, la tecnologia è strana. Può essere, sì. Comunque dovrebbe essere passato abbastanza poco, quindi no, abbiamo un'ora di avvelenamento davanti a noi, 50 minuti. Raga, questo dicevo, se sembra una zona sicura, magari c'è una porta chiusa, magari, ce lo dico in meta appunto, non sarebbe allora stupido riposare. Facciamo passare 50 minuti, riposo breve, perché da avvelenati siamo fregati. Ci hanno detto, ragazzi, che è una safe room, è vero. Ci hanno detto che è una safe room. È abbastanza safe, non dovrebbe essere usata. Però raga,
non lo però so. Però certo sappiamo di esserci infiltrati, metterci adesso a riposare è un rischio serio. No, ma sai cos'è? È più rischio per svantaggio a furtività. Aspetta, il fatto sai qual è? Tutto. È che noi abbiamo contratto questo avvelenamento in seguito a respirare vapori sulfurei. Ora siamo in una stanza di terme sulfuree, quindi non vorrei che riprendendosi poi di nuovo, cioè ci avveleniamo di nuovo, capito? Non ha senso. Lo dobbiamo capire, perché Amber te l'ha detto che qui l'ambiente è più piacevole rispetto all'esterno, se ho capito bene, però chiama al massimo che diciamo che è una buona domanda da porci, tanto se è inutile riposare in un posto che non suona sano. Vediamolo. Aspettate, ho provato a cambiare slot. Vediamo. Intanto vorrei precisare una cosa. Ho ordinato la pizza. Oh. Arriva alle 19:59. Cazzo. Amoroso. Comunque ha ragione Nostalgia Forum. Se funziona cambiando slot USB, Amber è sotto attacco di Psycho Mantis. No, infatti. No, ma è sempre così. È sempre così. Nuova masterless velocissima alle terme. Ci starebbe, dai. Ci sta. Ok, vediamo se funziona così. Vediamo se quanto dura. Dai, vediamo quanto dura. Allora, dunque. Lei eviti, ragazzi, di fare così. Io non faccio niente, sto fermo immobile. Allora, dunque, ragazzi, davanti a voi, come vi ho detto, un muro artificiale rispetto al resto che sembra essere di formazione naturale. Stavate discutendo sulla sicurezza di questa stanza. È vero, i goblin vi hanno detto che questa stanza è sicura, però ricordate che voi non siete goblin. Voi non siete abituati a questi vapori. Può essere che per loro è sicura, dipende dal punto di vista di chi la utilizza questa. Stavamo valutando l'idea di fare un riposo qui o di cercare di disavvelenarci. Sai quei metodi che usano, tipo suggestionarsi un vomito piuttosto che... Dipende che tipo di veleno è. Certo. Per un vomito battono due dita in gola. Sì, per domanda, esempio. Ma l'aria profuma quanto profumava il lago qui o ci sembra leggermente più pulita? Pulito non vi sembra. Sicuramente vedete che ci sono delle bolle, sembra effettivamente una vasca idromassaggio, chiamiamola così. È una vasca termale. Cioè, la domanda è, non è che se facciamo aspettare 50 minuti e io che dobbiamo ritirare? E io che ne so, felice. Questo è giusto. Allora, ragazzi, vista che com'è la situazione, io vi propongo una cosa, lo farò in game. Non possiamo procedere così. Io non ci vedo tanto bene, penso anche tu, Finn, anche tu, Lordo. Quei vapori devono avermi fatto qualcosa. In più siamo fradici. Se dovessimo lasciare le nostre impronte, capirebbero subito che ci sono degli intrusi. Direi di aspettare un po', asciugarci e sperare che non arrivi nessuno. Che dite? Va bene. Io sto abbastanza bene, Elix. Posso fare la guardia alla porta per voi. Ma sei bagnato anche tu. Non voglio che lasciamo tracce. Siamo infiltrati. Mi metto qua. Mettetevi alle mie spalle. Ok, quindi la vostra decisione? Riposo breve, o meglio, aspettare un po' di tempo. Nel frattempo io vorrei denudarmi anch'io e cercare di strizzare le mie vesti per asciugarmi. Stiamo cercando un modo per asciugarci. Riposo breve, dunque. Sì. Quanto volete fermarvi qua dentro? Tempo che mi ci passa il... Almeno un'ora. Dovete fermarvi per un riposo breve. Il tempo di asciugarci e di riprenderci un po', anche vista la situazione. Alcuni di noi hanno bevuto pure acqua, quindi non è tanto intelligente avventurarci adesso. Il tempo passerà. Passerà per tutto. Dunque, sentirete varie cose. Ma passate circa 30 minuti, cominciate a sentire degli strani rumori che provengono da dietro il muro artificiale che
avvicino a Rook. A Rook, vuoi ascoltare? Sì, assolutamente. Io intanto creo di nuovo con Minor Illusion, creo una scritta. Se stanno venendo da questa parte, ci riduffiamo e torniamo indietro o cerchiamo di ammazzarli? Proprio scritta nell'aria. Verso Helix. Percezione, mi ha detto Master, o in percezione, giusto? Percezione, classe difficoltà 13. Ne creo un'altra. Ricordati che si parlano telepaticamente. Unito. D'un tratto senti questi suoni provenire dietro il muro. Qualcuno sta facendo la cacca e non ce la fa. Quello che schifo è. Poi senti dei passi avvicinarsi alla vostra posizione, tipo, poi okay. poi un come dell'acqua che si muove, dopodiché dell'acqua che viene, sembra essere versata in della pietra. Ok. Poi senti. Io intanto evocato giudizio sto pronto, un'azione preparata a ammazzare il tipo. Dopodiché che si allontanano. Abbasso la mano. Guardo verso Lordo. Avevi ragione. Succede quando mangi i fichi d'India, che poi stupi. Fichi d'India? Intendi quelle terre dell'est? Sì, non lo sapevo. Ma è assaggiato. Belli, però poi. Mi rimangono ancora gli stivali e i pantaloni. Dannazione, c'è troppa umidità. Sono passati 40 minuti circa. Io chiedo, voi vi sentite meglio? Come ci sentiamo, Master? State un po' meglio, vi sentite. Ma ancora siamo avvelenati, giusto? Come status? Ancora sì. Ok, io dico, ma non è che questo posto è tipo il bagno? Potrebbe. Cioè, quello ci cagava di vicino. Qui c'è tipo un buco con l'acqua. Sembra il bagno. Beh, ma immagina quanto è grande. Chi ci caga qui? Di certo poi quanti tutti copre. Insieme. Ma, no, ma da, io so che certi fanno la cacca insieme. Tipo, o la pipì insieme. È proprio un rito. E quindi magari è grande perché si mettono tutti in cerchio insieme. No, Aruk, immagina che mentre risalivamo c'era questo rituale. Siamo stati fortunati. Comunque non penso, non mi sembra un posto, non ha l'aria di essere una latrina, però qualche rituale qui. Facciamo. Master, mi guardo attorno anch'io. Cerchiamo tracce. Giusto. Io mi guardo attorno e vedo per cosa viene utilizzata questa stanza di solito, quindi guardo un po' attorno. Ok, mi fai un check di indagare classe difficoltà 14. Vorrei fare anch'io. Anche tu. O io potete anche avere vantaggio se volete. Quindi normale. Quindi tiriamo. Oppure le fate due separati. No, facciamo le due separati, fa un culo. Indagare, detto. Io vorrei fare uno scherzo, no, uno scherzo, però vorrei raccontare un aneddoto a Lordo mentre cerca. Ok. Sai, Lordo? Cosa? Della mia tribù, quando era raro che succedeva, ma a volte c'erano degli hobgoblin che andavano al bagno e dei serpenti uscivano dalla latrina e gli mordevano proprio lì. Che schifo! Avremmo fatto anche noi serpenti in questo caso. Beh, ho capito, mamma mia. Mentre Aruk racconta questa cosa, che è seduto accanto alla porta, Lordo ti guarda intorno. Mentre dai un'occhiata,
scivoli su qualcosa, posta sul lato opposto della stanza, quindi da questo lato. Cadi nell'acqua. Cadi in quella. Troia. Pochi secondi dopo l'ordo riemerge. Elix, vai nella tua posizione mentre dai un'occhiata in giro e noti che lì, in quella posizione là, dove che non vi eravate avvicinati molto, sembra che sotto le rocce ci sia una sorta di piccolo scompartimento di legno, come una piccola cassa alta più o meno 10 centimetri e lunga una ventina di centimetri. È una piccola cassa di legno con un bottone in bronzo. Ok, io in questo momento sono in mutande, quindi mi chino e... Amore, tu! Osservo questa cassa. Eh sì, mi sto asciugando. Quindi osservo questa cassa. Hai detto che è una piccola cassa. Sì, è una sorta... Immagina... Aspetta. Questo. Specie di portagioie. Sì, questo qui. Immagina questo. Ok? Ok. Quindi una cassa rettangolare, ho capito. Una cassetta piccolina. Il legno, di che fattura è? Vista l'umidità del posto, dovrebbe essere tipo veramente malandata. Sì, è abbastanza umida, ma non riesci a definirne una manifattura. Okay. Ciao, gatto. Quindi non sembra intagliata con precisione. No. Ok. L'apro. Ho trovato appena qualcosa, l'apri, dico. Quando l'apri, vedi che ci sono dei fili d'erba lunghi, ne trovi tre, uno, due e tre, posti là dentro come se fossero gioielli. Ne prendo uno, poi guardo Finn e Aruk stranito, faccio questo. Ogni filo del bel lungo circa 20-25 centimetri. Ma sai... dai uno. Aspetta. Vabbè, uno, ce ne altri due, dammene uno. Provo ad annusarlo, vorrei capire di che si tratta. Mi fai un check di natura, ti dirò di più. Di base ti dirò, però ti dirò di più se mi fai un buon check di natura. Te lo faccio. Beh. L'odore è quello dell'erba di prato, ok? Quindi classico profumo d'erba. Ma quando la guardi da più vicino mentre l'annusi, noti che le venature interne sono di una sorta di celeste acceso. È una roba che magari si fuma, qualche droga, qualcosa di strano. Non hai mai visto dalla tua esperienza un'erba tale che può essere o fumata o utilizzata per dilettarsi. No, diciamo. Più che altro mi fa pensare a sta cosa perché era contenuta in una sorta di piccolo astuccio in legno, esatto. No? Esatto. Vai a vedere. Gliela passo al lordo. Tu sai che ho maestria in natura, master. Prego. Lo guardo. Prego. Tiro il dado nel frattempo che faccio tutte mosse ostentate da sommelier dell'erba. So che detto così è bruttissimo. Scopicchiare erba, ho droppato il venti naturale. Meravigliosa erba di campo. Profumatissima. Io me ne intendo. Questa erba che a questo punto la prendo pure io, sono curioso. Poi mi hanno fatto incuriosi tutti a guardare sto filo d'erba. Provo anch'io. Mamma mia, natura con svantaggio. Un grande intenditore di vini. Questo è bianco. Esatto. Icchio, che sfiga. Vabbè, si è capito, è erba. Non me ne concedo più erba. Vabbè, direi di lasciarlo al suo posto. Ma aspetta, me la porto. No. Se c'è qua, scusa, se c'è una cassettina nascosta, magari è qualcosa di importante, no? Non è nascosta, magari è caduta a qualcuno. Ce la prendiamo. Non ti preoccupare, dai a me. Io lo guardo quando dice questa cosa. Esattamente, bravo Rook. Se qualcuno viene a prenderla e non la trova più, di colpo sa che c'è qualcosa che non va. Oddio. I goblin non sono esattamente intelligenti. Potrebbero anche pensare che... Sì. Già. Ma io sono più intelligente di loro. E me lo prendo. Ok.
Master, una cosa che non ti ho detto la volta scorsa, io devo scegliere un'invocazione. Prima che mi scordo di dirtelo, ho visto quello che stiamo facendo, questa infiltrazione, non mi posso inventare grandi cose, però Misty Visions mi piace molto. Posso castare Silent Image at will, senza spendere spell slot o avere i componenti materiali. Bello. Allora, immagine silenziosa a volontà, quanto mi pare. Bello. Mi metto la spell, tanto poi lo posso cambiare in un momento in cui ci servirà qualcosa di più combattivo. Chi è avvelenato, a distanza di qualche secondo l'uno dall'altro, sentirà qualcosa risalire dal petto. Sentirete come un bruciore potente, un conato di vomito, ma che riuscite a trattenere. Non appena però togliete la mano per chi l'ha messa davanti alla bocca, sentirete del liquido verdastro scendervi lungo le labbra. Inizio a odiare questo colore. Di solito si dice meglio fuori che dentro. Sì, io mi sciacquo la mano nell'acqua termale. Non siete più avvelenati. E invece siamo ancora bagnati? Un po', dato che qua è umida la situazione, ma piano piano, ma sicuramente molto meno di prima, dato che l'acqua, la sorgente del male è calda. Va bene. È il momento, dunque, guardate quella porta, quel muro. Se volete andare avanti, bene. Aruk. Sì. Aruk, allunga l'orecchio, vedi se c'è qualcun altro che è venuto a sganciarne una grossa e prepariamoci all'odore. Ok. Mi avvicino alla porta, mi metto vicino alla porta con l'orecchio. E non so, basta, ti faccio un percezione. Non serve. Quello che senti dall'altro lato è silenzio totale. Okay. Nulla di nulla, caro Aruk. Guardo gli altri. La via sembra libera. D'accordo. Nel caso in cui dovessimo incontrare qualcosa o qualcuno, ricordate come i serpenti. Vorrei avanzare io. Vorrei cercare di aprire la porta in modo molto lieve, cercare di aprire un piccolo spiraglietto per vedere se la via è libera. La porta, ahimè, non è una porta vera e propria, è un muro che dovrai spingere. Quindi se tu vuoi farlo in modo furtivo, mi fai un check di furtività. Sì, lo vorrei comunque, almeno vorrei provarci. Ok, se poi difficoltà, dimmi, scusami. Se poi vedo che non riesco, mi tiro indietro, perché non sono la persona più indicata sicuramente per utilizzare la forza. Mi fai un check di furtività, classe difficoltà 13. Ok, ci abbiamo ancora... No. Madonna, potevamo fare una cosa... Ambedi! Ma porco demonio! La porta verrà spinta da Alex. Alex, appena senti le mani affondare sulla pietra, vedi che questa si muove senza il minimo sforzo. Ma non appena la sposti, cominci a sentire un... sempre crescente. Continui o ti fermi? Mi fermo. La porta adesso è... Il muro adesso è spinto. Ha fatto circa 6 centimetri prima che... Ah no, abbastanza per vedere al suo interno. No, ancora no. Ok, niente, allora mi giro, scuoto la testa e guardo Aruk. È pietra, fa troppo rumore. Aruk, gli altri, ti prego. Che miseria. Non è che possiamo metterci a smontarla. No, anche perché non credo che vediamo i cardini. Non ha cardini. Appunto. Allora, c'è modo di metterci le mani sotto e cercare di sollevarla un minimo per poterla spingere in maniera più silenziosa? O è proprio appoggiata al terreno? No, è un muro, ragazzi. Beh, praticamente il sepolcro di Gesù è presente. Guarda, ragazzi, questa qua era una stanza nascosta. Si poteva raggiungere in due modi: o dal punto dove state cercando di arrivare, oppure immergendovi dal lago.
Era un passaggio per entrare furtivamente all'interno del... Se c'era un check di percezione. Uno l'ha fallito Finn quando cercava vicino alla, ai muri. L'altro era se cercavate nell'acqua, tipo vi immergevate, cercavate nell'acqua, vedete queste bolle risalire. Se qualora non vi avessero avvistato. Se no potevate barattare il passaggio. Va buono. Ok, ok. Bello, bello. Credo che ci sia una scelta. Aruk, spingila. Mi metto per spingere, poi mi fermo un attimo. Quella magia di, che utilizziamo quando l'ordo parla troppo? Casa. Silenzio. Non è del Warlock. Ma avete fatto davvero quella cosa? No, sì. L'ordo no. Ma io non mi ricordo. Cerco di spingere la porta. Aspetta, volevo usare silenzio. E non ce l'abbiamo. Non ce l'ho. Non ce l'ha, io non ce l'ho. È stato geniale. Ma non credo che sia proprio sulla okay. Spell list del Warlock. E... non so se posso provare a farlo piano piano, ma... Non serve neanche che tiri per la forza. Ma mi farai un check di furtività. Aspetta. Master, prendo dell'olio e ci immergo un po' di sotto, cercando di rendere un po' più scivoloso il fondo, in modo tale da rendere l'attrito minore, capito? Bello! Bella idea, bravo! Spingerai, furtività, mi fai hai un più 2, scegli, clicca su più 2 lì giù, accanto a vantaggio, e poi rolli. Ok, vado. Vai. Credi in borraccia. Trasformati in borraccia, troppo in borraccia. Ho finito prima, raga. La porta viene spinta. Dai un po' di forza, l'olio questa volta aiuta molto. La porta va in avanti e cade in avanti. Non appena la pietra cade, si riversa in avanti. Perché quando non incontra più il sostegno della base, cade in avanti. Ma non finisce per terra. La pietra cade così, quindi diventa piatta, ma si blocca perché probabilmente dall'altro lato un cardine la fa aprire a tipo ponte levatoio. Un colpo secco. Oh, ora il livello allerta sale di 1. Maledizione. Io guardo gli altri proprio con aria palesemente colpevole. Scusate. Il mio roll, non appena questo colpo secco mi fa un attimo sobbalzare i nervi, rimanete come in attesa per qualche secondo di una risposta, ma poco dopo la vostra espressione quasi si cruccia perché sentite un tanfo incredibile davanti a voi. Ragazzi, come potete ben vedere, ci sono latrine. Le latrine. Cessi. Gabinetti, buchi utilizzati per dare di corpo. Ne contate più di 10 e ognuno di loro è in condizioni pessime, stracci, mischiati a architetture naniche e macchie mischiate a stracci. Un luogo tremendamente puzzolente e rivoltante. Ragazzi, togliete la suoneria e la vibrazione, non so di chi. Non lo so, io ho il telefono in mano. Vabbè. Prego, a voi. Merda, in tutti i sensi. Esattamente. Bentornato a casa, Rook. Giro verso Helix. Helix, dimmi una cosa, ma se voi vi legaste molto lentamente le mani, potremmo simulare, qualora ci imbattessimo in qualche goblin, che vi ho catturato e vi sto portando qui come prova di buona fede verso il loro capo. È un'idea, sì, è un'idea. Se non fosse per il fatto che non abbiamo visto nessuno goblin fino ad ora. Dobbiamo andare, non possiamo stare qua.
Vorrei tornare con la mia gente. Ah sì, io sono abituato a questo odore, voi meno. Venite. Allora, questa stanza, come vi ho detto, si mostra così. Davanti a voi, su quel lato lì, c'è una porta in pietra. Questa volta riuscite a vedere i cardini. Una vera e propria porta. Al posto della maniglia c'è, immaginate comunque ragazzi, architettura nanica. Ok? Tra poco vi farò vedere l'ambiente. Ok. Architettura nanica. Niente maniglie, bensì dei buchi con un pezzo di pietra che si prende, si spinge o si tira. Non ci sono maniglie. La porta reca diverse particolari intarsi in metallo e pietra. Sono tutti ornati, però purtroppo il tempo e la poca cura dei goblin sicuramente di questo posto ha fatto un rudere. Signore, io ne approfitto. Copritemi per qualche istante. Sì, si avvicina il momento cena probabilmente, quindi iniziamo tra poco inizieremo a preparare. Quindi Elix è perso un attimo nei suoi pensieri. Voi cosa fate? Io vado alla porta e comincio a guardarla. Quello che vedi. Rucca, me ne vorrei andare il più velocemente possibile, quindi guardo Lordo. Ascolto da dietro la porta. Percezione, classe difficoltà 14, dato che di pietra. Appoggio l'orecchio e provo a vedere a sentire cosa c'è dall'altro lato. 11. Ah, dico, non sento niente. Non appena... Aspetta, fallo dire a me se quello che senti. Ok. Non appena appoggi gli orecchi, senti leggermente in lontananza un... Allora, mentre vedo Elix perso nei suoi pensieri, io torno un secondo indietro e vado a richiudere la porta segreta. Ok, chiusa. Rialzerai piano piano. La pietra, senza fare rumore questa volta. Che lasciarla aperta e con nessuno dentro che si fa il bagnetto, brutta idea. Sento russare. Cosa fate? Vai a voi. C'è uno che dorme. Potremmo occuparci di lui mentre dorme. Dobbiamo spiegarci perché qua uno può entrare quanto vuole. Questa puzza mi ammazza. Come ti ammazza? È brutta. E va bene, dai, io... Ci vogliamo occupare di questo allora mentre dormi? Sì, andiamo. No, no, Master, io stavo proprio pisciando. Ah, ok. Yeah. Aspetta, Lordo, che non ha finito Elix. Oh, stacca con la pipì, la cacca attaccata a lei. Se ci dà fai addosso, dice. Ritorniamo in mente. Scusate la natura. C'è uno che dorme dall'altro lato della porta. Ho sentito. Beh, avanziamo allora. Vado avanti per primo. Vai, ti apro la porta. Ma sta. Furtività per la porta che si apre piano. Maronna! Vado. È pietra, non è normale legno. No, no, certo. Con l'uno. Sì, mamma mia, però... Dell'ingornata. Piano piano, la porta viene aperta. Questa, aspetta un attimo che non riesco a aprirla, se non lo... Ok, la porta viene aperta e l'ambiente che si pone davanti a voi è questo. Delle camere da letto, o meglio, delle alcove di pietra con degli stracci usati come lenzuola, cuscini. Vedete che ci sono anche delle candele che illuminano l'interno. Un sacco di cianfrusaglie, vedete delle corde ammucchiate, dei secchi, vedete delle pietre, e in fondo vedete anche che c'è un'alcova un po' più particolare, ve lo mostro. Sembra esserci una sorta di ascensore con moltissime catene
alcune di queste sono spezzate e vedete che all'interno sembra esserci una tromba dell'ascensore praticamente vuota, come se mancasse il ripiano dell'ascensore, il vano dell'ascensore, grazie. Domanda, noi sappiamo più o meno, cioè mi chiedo, Lord sa cos'è un ascensore? È un qualcosa di comune? Magari è un discorso più da miniera, no? Sapete cos'è un ascensore, ragazzi? Sapete okay, che cos'è un ascensore, non siete stupidi. Okay. Vedete, inoltre, che nelle alcove ci sono dei goblin che dormono. A che distanza? Mamma mia. Come? A che distanza? Sono nelle alcove, ce n'è uno, ve li faccio vedere. Aspettate. Eccoli qua. Sembrano essere goblin normali. Goblin, sì. Non di quelli verdi. Non guardate i nomi perché sono indicativi. Sì, certo. Sono goblin. Ok. Dormono. Io non li vedo. Aspettate un attimo che si è chiusa la porta. Ah, ok, ora li vedo. Sì, dovete andare, c'è la visione, quindi dovete muovervi, quello che vedete, vedete. Ok. E dormono tutti. Dormono. E non sembrano essere allertati dalla porta che si è aperta. No, sembra di no. Ok. Mi giro verso Finn, Lordo e Aruk, faccio... Così. Finn, Aruk? Allora, io uso sempre la mia scritta che appare fra le dita. Forse sarebbe meglio cercare di superarli silenziosamente. Poi do un'ultima occhiataccia al Lordo e inizio a esplorare la stanza andando per primo. Vado anch'io. Entrate. Vedete adesso che c'è un altro goblin in fondo che dorme quasi messo su... come piegato sul bordo di questo letto di pietra. Vedete che in fondo Helix, con lo sguardo che riesce a discernere, sembra esserci una sorta di baule di pelle in fondo a sinistra, qui in questa parte qua. Da voi. Ah, è una porta lì accanto, Helix. Sì, la infatti. Allora, Master, mi avvicino cercando di rimanere più silenzioso possibile a questo baule. Questo cattura la mia attenzione. Ok, Helix andrà verso il baule. Io faccio questa cosa davanti a Helix. Dimmi, scusa. Facciamo questo e poi vi do, se dovete preparare qualcosa, vi do il tempo. Davanti a Helix appare la scritta: forse è meglio non toccare nulla. Rispondo con Minor Illusion, visto che lo posso fare pure io. Ci mettiamo a chattare. Faccio però invece di apparire un testo, faccio apparire la forma di una chiave e poi un punto interrogativo indicando lo scrigno. Poi reindico l'ascensore. Lordo, appena mi passi accanto di con l'ottola ti blocco proprio. Fermi tutti. Lordo, appena vede che Helix si sta dirigendo verso il tuo punto di interesse, comincia a camminare, a zampettare. Appena Helix vedi che Lordo sta cominciando ad accelerare, lo afferri praticamente dal colletto del cappuccio e mi fa un check di furtività. Scegliete uno di voi e me lo fa. Faccio io. Vai. Ok. Anzi, visto che è lui quello afferrato, e magari potrebbe sobbalzare in aria. Forse è senso lo fai tu, Lordo. Sì, me lo fai tu, dai. Ho più 6. Speriamo. Ecco, ma porra, le famose. Afferri, vieni afferrato per un attimo, dato che il colletto ti stringe sulla gola. Fai. Oh!
Dai, stanno dormendo, dai. No, falli... fai meno 5 perché dormono. Il goblin, uno dei goblin, quello l'ha piegato sul bordo. Non si sveglia. Ok. Aruk è proprio... Aruk sulla porta, vedi che gli altri due si muovono nelle coperte, ma sembrano non svegliarsi. Okay. Allora, Elix e Lordo siete là. Aruk e Finn, voi cosa fate intanto che questo avviene? Io sto fermo immobile lì dove mi trovo. Quando ho visto questa cosa, mi sono immobilizzato. Stavo dirigendomi verso la porta. Aruk? Aruk rimane lì e Master, ti preparo l'azione. Qualora uno dei goblin si dovesse svegliare, gli salto addosso. Va bene. Torniamo da Elix e Lordo a questo punto. Finn, quando vede Aruk che stringe le nocche, evoca giudizio e comincia e guarda i due goblin che stanno qui vicino. Mi avvicino giusto qua e potenzialmente penso che ci arrivo velocemente su tutti e due. Se lui si occupa di quelli di sopra, io posso provare a occuparmi quelli di sopra. Va bene. Allora io andrò verso lo scrigno facendo gesto a Lord e Finn di rimanere là e di tenere sotto controllo tutti e due. Proprio farò questa cosa, poi indicando i tizi che dormono. Mi vorrei avvicinare allo scrigno con molta lentezza e circospezione. Ok, ti avvicini allo scrigno. Lord, tu che fai mentre Alex si avvicina? Aspetto là, mi ha detto di aspettare, quindi controllo semplicemente che qualche goblin non faccia niente. Ok, Elix, arrivi davanti a questo scrigno, ti accorgi che non si tratta prettamente di uno scrigno, ma di un ammassamento di pelle chiusa e arrotolata. Dentro sembra essere vuoto, però, quindi è una sorta di cilindro addobbato a scrigno, chiuso con della corda, come puoi vedere zoomando anche sul sulla mappa. Sì, fugato. arrivato lì, il modo per aprire lo scrigno è sciogliere la corda. Va bene, facciamolo. Non produrrai nessun rumore. Sì, faccio tutto molto lentamente. La corda si srotola. All'interno trovi un sacco di roba veramente inutile: stoviglie, pentole. Vedi che ci sono una piuma, un calamaio mezzo vuoto. La cosa che attira più la tua attenzione, però, è questa: sembra esserci una antica mappa del Ferun. Overun. Arrotolata. Ferun, scusami. Il Ferun. Arrotolata. Un'antica mappa. Perché è antica? È usurata oppure ha diciture che non corrispondono rispetto a quello che conosco? Vedi che la mappa non è antica nel senso che riesci a vedere che oltre a essere molto usurata, sembra diversa rispetto a quelle moderne che hai visto. Potrebbe risalire intorno al 1100 CV, è fatta su una carta anche abbastanza vecchia, non sembra recente, non sembra avere un aspetto o un materiale o una metodologia di stampa recente. E trovo qualche traccia, qualche cosa disegnata, qualche marca, qualche simbolo? Assolutamente no. Questa cosa non mi serve a niente, allora. La lascio scivolare lentamente dalle mie dita, constatato il fatto che là dentro non c'è niente che mi possa servire, a parte appunto delle stoviglie, delle pentole, delle cose comunque non ci servono. Mi volto verso Finn, Rook e Lord e faccio no con la testa. Poi li raggiungo. La mappa, scusami, che fai? Lascio là. Ah, ok, perfetto. Appare, quando fai no con la testa, appare davanti a te la scritta
rimetti a posto. Sì, sì, chiaro, chiaro. Lo rimetto più possibile simile alla posizione originale. Quindi okay, il sacco ovviamente lo riavvolgo, certo. Non, non ti farò neanche rollare su furtività, è pelle da concia, praticamente non produce rumore. La adagerai e richiuderai il nodo facendo un piccolo leggerissimo, impercettibile. Poi indicherò la porta. E qua casca l'asino. Qua casca ora, l'asimar. Qua casca l'asimar. Ragazzi, io direi sono le 8, vado un attimo a mettere le robe in forno, poi se volete possiamo io continuare. O vogliamo andare in pausa, Emil? Dimmi tu. Guidami tu. Allora, io direi di questa cosa. Omar, quando ti arriva la pizza? Sto verificando in questo esatto momento. Pronto, signor Fattorino, dove cazzo è? Sì, in 2 minuti in ritardo, sono molto, molto, molto offeso, perderà la mancia. Pizza no, time. Vero. No, vabbè, allora, per mancia gli darò qualcosa che abbiamo trovato nel bagno dei goblin. Mamma. Va bene, allora faccio pure io la cosa, quindi cari ospiti, pausa? Intrattenete i nostri ospiti, okay, gli altri. Sì, andiamo un attimo in pausa. Andiamo in pausa, ci passi su pizza? Dungeon & Pizza? Pizza time! Pizza. Arriviamo! Arriviamo! Chi è che si sta alzando? Così so se devo aspettare. Guarda, o... io il tempo che riscaldo il forno torno, arrivo, metto un timer con lei, della quale non pronuncerò il nome perché sennò si triggera. Ok. E appunto quando la cosa sarà pronta, torno subito. Io ho in consegna, stato in consegna, quindi penso che 3-4 minuti arriverà. 5-10. Comunque, sì, Rodina, io lo accendo il forno delle emote, tra poco. Finn, yes, leggi tutta la Divina Commedia col tuo. Esatto, adesso mi metto lì. Dai, buono. Arrivo. Attenzione, perché non è... voi scherzate sulla Divina Commedia, attenti che la prendo. Ce l'ho qui su un cumulo di libri, cioè pure quello. Tra poco sentiremo Finn leggere la Divina Commedia. Aspetta che Finn adesso ti abbandono anch'io perché mi sta chiamando il corriere. Ah, ecco, perfetto, vai. E quindi niente. Esatto, Nostalgia Forum. Metto l'emoji da diavoletto con una... mando dei messaggi ambigui e vai a sapere. Arrivo. Ma certo. Così, sto un po' borraccio, un po' diavolo. In mezzo del cammin di nostra vita trovai un lordo oscuro. Va bene, sì. Raga, attenti perché io la prendo, smettete di nominare la Divina Commedia, poi vi tocca veramente 10 minuti di Divina Commedia. Il coltellino delle posate. Aiuto. Non sarebbe male comunque la scena tra Finn Dragonalt e Diocesi. Vabbè, allora siete fortunati che è arrivato Anvil, perché sennò eccolo, ho riscaldato il forno, ora devo aspettare la cosa. Mi dispiace che volevo ordinare una pizza, ma poi ho pensato, ma sti cazzi, secondo me, perché tardano sempre, ma tipo di assai, tipo 20 minuti, mezz'ora, non volevo rallentarci. Io dico, Anvil, qui mi stanno a chiedere la Divina Commedia a man bassa, quindi... Come a man bassa? Vuol dire, non conosco il... Allora, tu devi sapere una cosa, parti da un presupposto, io non conosco nulla, io non... Non conosco il mondo, vuol dire, cos'è la Divina Commedia? La Divina Commedia, cos'è la Divina Commedia? Nel mezzo del cammino di nostra vita, Dante. Dante, chi è? Quindi, chi è Dante? Dante, quello... Dante quello del videogioco, quello con i capelli bravo, bianchi. Bravo, Dante Sinferno, hai presente quello del videogioco che scende il crociato? No, quello con i capelli bianchi, con la spada che spara i demoni, si trasforma pure lui, figlio di Sparda. Anche quello, sì, sono tutti Dante, sia Dante di Dante's Inferno e di Devil May Cry. Quelli a sono parte tutti gli scherzi, secondo te ora che succede? Ora io ne approfitto perché non c'è Umberto per dire sta cosa, si svegliano. Allora, che succede? C'è un allarme tipo nella porta, una cosa così. Se si svegliano è un... siamo
Ma siamo fottuti? No, però comunque ci ritroviamo in una stanzetta, ci chiudiamo nel cesso, li ammazziamo mano a mano che arrivano. Ascolta, però, ma se la prossima volta che noi discutiamo sul fare qualcosa e l'ordo, mentre noi discutiamo, la fa, lo ammazziamo. Siamo... Potrebbe essere una buona idea, comunque. Porca troia! No, è fantastico. Qua, fantastico, secondo me, un passo falso è... Ma più che altro è il principio, no? Ne stiamo parlando... Quello è terribile, lui è tutto impulsivo, per cui... È un casino, è un casino. Lo amo per questo, infatti. Infatti, beh, il personaggio è fantastico, solo che... Ma senti una cosa, ma tu pericolosissimo. Io non lo so, onestamente non ne ho la più pallida idea. Normalmente mangio la domenica sera un po' di pane, qualche cosa di verdura e un po' di prosciutto. Ma questo è raffinato, la frittura, l'olio, chimico... Le cose che quando le stringi, quando le stringi devono fare trasudare sostanze chimiche verdi, fan del vero envelope dentro un arancino. Raga, ma io faccio l'attore, io mi devo tenere in forma, io ho cominciato a fare calisthenics. Ma che cazzo? Se qualcuno che ci segue lo sa che è una sofferenza, soprattutto col fisico da stenditore di panni che ce mi ritrovo io. Vabbè, oh, meglio stenditore di panni che... Vedi che non è che facile trovare una cosa. Capito. È una cosa peggio. No, vabbè, sicuramente uno stenditore di panni che lo fa da una vita, che lo fa in modo agonistico e atletico, perché immagina stendere panni, fai sempre questa torsione, no? Quindi comunque sicuramente hai spalle super sviluppate, e dorsali li fai ogni giorno perché, no, per raccogliere cose, tricipiti di pietra, sì. Di pietra con le venuzze trasudano roba verde, sempre rimanere in tema. Sì, sempre verde, esatto. E forse un po' di gambe, pecca. Forse un po' di gambe, pecca. Sì. Quindi stai messo bene, cioè, veramente. Vabbè. Comunque. Però evidentemente non sono quello super atletico, agonistico, che ha vinto le medaglie, perché mi fa male tutto. Cioè vado il venerdì e poi sto tipo 3 giorni che vorrei... il colpo di grazia per non smettere di soffrire. Io lo sai che... Allora, io facevo palestra anni fa, no? E non ero male. Ero arrivato pure al punto di dire... Ma sai che così così si intravede l'ombra del six pack? Che culo! Durato pochissimo il periodo. E poi praticamente... Che è successo? Ho iniziato a giocare a D&D. E già lì... si scarseggiava. E sappiamo che D&D rovina. Io e Anni... Io e Anni che dico, faccio palestra e ogni mese poi penso, ma io sul serio voglio fare palestra, voglio avere questa condanna. È bellissimo fare palestra, però sono troppo pigro, per non per cazzo. A me non piace. Guarda, ti dirò, bravo. Io pure, e ho trovato due cose che mi fanno venire, anzi tre cose che mi fanno venire voglia di andarci. Le prime due purtroppo ho dovuto smettere perché era completamente incompatibile con i miei orari serali di teatro. Guarda lì che pizza e si è preso che c'ho un'invidia. Mamma mia. Maledetto. Io sto aspettando, cioè in forno penso 2-3 minuti e so poi abbiamo... 2-3 minuti, è che è The Chernobyl. È il forno che è nucleare. Il forno è fortissimo, c'è un forno che è il Dragon King, è il torace del Dragon King. C'è un forno che è fortissimo. Microwave Heart. Comunque, esatto. La pizza questa è... Com'è? Si chiama Norcina. Che tipo... dovrebbe essere panna e salsiccia, ma in questa pizzeria fanno ricotta di bufala, salsiccia, salsa al tartufo e io ci aggiungo la cipolla. Ah, pure. Beh, minchia. Bella non è che mi invidi a mangiare. Te la offro io la pizza, ovviamente. Quando volete. Omar, buon gustaio, cazzo. Si tratta bene, Omar. Si tratta molto bene. Allora, caro Amberdale, le do il cambio così. Sta attenta. C'ho anche il dolcino. Va bene. Ci sta. Cos'è? Cosa sono? Rotolini di pizza con Nutella. Ma che schifo, che bello. Cioè, che schifo in senso buono. Che schifo meraviglioso, che invidia che provo. Che schifo in senso buono. Ragazzi, io sto qua perché io stasera mangio due pizze, margherita e l'altro crudo. Ma il crudo lo cuoci o lo metti dopo? No, il crudo lo metto un minuto prima di uscirla.
Cioè, okay. Perché mi piace sia cotto che un po' ancora, perché sennò poi diventa troppo amaro, secondo me. Allora, noi in Umbria i salumi sono estremamente saporiti, estremamente salati. Infatti noi abbiamo il pane sciapo, senza sale, perché compensa la sapidità degli affettati. Il prosciutto umbro non si può mettere in forno perché butta così tanto sale che è immangiabile dopo. Ma lo fate perché volete? O perché è così la cucina? Cioè, intenzionalmente vi piace? La cucina umbra proprio ha il pane senza sale. Perché è rimasto da tradizione, dai tempi in cui... Perugia e la chiesa non andavano esattamente d'accordo, ci fu la guerra del sale. Per metterla così hanno detto ok, noi facciamo il pane senza sale. È rimasto per anni il pane senza sale, la guerra del sale, che ovviamente stava fatto per chi mangiava salato. Ha detto no, cioè a noi ci piace salato, e si sono arrivati alle mani, esatto. La guerra del sale, certo, giusto. Storicamente è così, Io ragazzi, mi chiedono dalla chat, ma è pizza o pizza surgelata? Allora ragazzi, no, specifica pizza surgelata. Allora io dico una cosa, potrete sicuramente pizza sulfurea. Arrivato quello che dici, attento a quello che dici, perché sì, mi passa per il cazzo della pizza napoletana e tutte. Io adoro la pizza surgelata del supermercato. A me dispiace, ma l'adoro. Allora, c'è sicuramente una persona nel mondo, Tano Amberdale. Io accetto tutti, no? Cioè, io lo accetto il tuo punto di vista. Però io penso che sia come una persona che dice: io non trombo con nessuno, io adoro farmi le pippe. Adoro farmi le pippe. Non trombo. Non mi piace. Ma che vuol dire? Adoro farmi le pippe e basta. Mi piace questo. Ma non è bello. Non è che sia sbagliato o brutto. Solo che è la versione depotenziata, no? Dici. Ma io lo capisco. Allora, ragazzi, io non sto dicendo che è più buona di quella. Perché prendere la pizza pizzeria, certo, io assolutamente nel modo piacere, non sto dicendo, figurati se mi azzarderei a dire che la pizza del supermercato è più buona di quella di Omar che adesso sta per mangiare. Ok, però se c'è, non dico la pizza del supermercato. A me piace la pizza del supermercato, a me proprio dico è buona, cioè mi piace, a me mi piace la pizza del supermercato, se è punzata buona è molto buona, è vero, è tipo gli metti. Sì. Io piace anche a me. Piace. Ma che vuol dire? Sì, ma quello di Omar non c'era il parcheggio del McDonald's. Che cazzo, perché proprio del McDonald's? Cioè, poi, comunque, secondo me, come hai detto tu, Andy, se la consi della per bene, se la consi per bene la pizza del mercato, è ancora meglio. Sì. A me però piace anche Margherita. Cioè, questo voglio guarda, dire. Guarda. Sì, però secondo me c'è di meglio. Cioè, tipo. Sicuramente. Allora, l'idea è: posso prendermi una sola cosa dal supermercato che cerca di replicare un trash food, no? Uh-huh. Tu dici pizza surgelata. Io dico: cazzo, mi faccio l'hamburger io con le patatine fritte. Capito? Cioè, capito cos'è la cosa? Non lo so. No. La pizza, secondo me, o te la fanno da un forno vero, da una cosa così, oppure. Comunque stasera mangerò pizza surgelata. Ecco, vedi che schifo che vedete, bastardo. Tutto questo per dirvi che stasera anche Emil parte a mangiare la pizza sì, surgelata. Sì, ma semplicemente perché tutto non ho potuto fare altrimenti. No, ma poi ragazzi è più comodo, cioè io nel senso io ma pure farsi le pippe è più comodo, ma vuoi mettere che risparmio? Ma sai che risparmi un sacco di tempo? Ma che vuol dire? Di tempo. Ma un sacco di soldi comunque, vai e porta la cena. Ma dici, ma che cazzo dici pure tu? La benzina, se non è la benzina. Non è comodo a meno che non viene a casa. Arrivato a questo punto, se viene a casa, quando... Ma nemmeno in quel caso, perché comunque è fisicamente faticoso, no? È dispendioso. No, ragazzi. Poi l'estate, studi e caldo. Allora, aspetta. Ma tu ti immagini ad agosto? Ma che palle, ma chi gli va? Ma che dici? Ma me ne sto a casa mia, ma ciao. Allora, aspetta, sto scherzando, sono sardonico, ovviamente. Sardonico e sarcastico. È saro.
e Saro. Aspetta, Saro. Come azioni rapide. Ok, io voglio fare un sondaggio. Nuovo sondaggio e dico pizza surgelata. Gelata. Sì oppure no? Sì oppure normale. No. Se tu non ce l'hai normale, dici no, sì. No, perché no, aspetta, perché c'è gente, mettiamo 3 minuti. Perché ragazzi, votate, perché sopra c'è la votazione, quindi andate a votare perché vogliamo sapere la vostra. Perché c'è se gente, stai guardando su YouTube, tapin del culo, vieni su Twitch, voti e poi no, no, vieni se vuoi, vieni, se no non... Ma giusto per votare, mica per toglierti da YouTube. Perché c'è gente che mi ha sempre detto così, c'è gente che dice pizza surgelata, assolutamente no, io stasera mi prendo un panino, cioè non meglio, la mangio perché meglio, non la sopporta. Meglio. Però se per esempio, Emil, ti invito in una serata e tu dici ragazzi, stasera però la pizza è surgelata, cioè la pizza è quella del supermercato, farineria, e si è fatto tardi, mi ha invitato, sono alle tue esigenze, alle tue preferenze. No, però certo, vuol dire, no, guarda, se è possibile prendo un panino, però vuol dire sì, la mangio. Dico, non è tra le mie cose preferite, ma la mangio. No, ma sai che figura da schizzinoso pezzo di merda, bastardo malato sociopatico che faccio se vengo a casa di un amico, che poi è tutto vero, tutte queste caratteristiche, ma comunque, che vengo a casa di un amico, lui mi fa, ho la pizza surgelata, e faccio... Ma allora mi ordino un panino, che dici? Ma dai, ma che merda, sono un sociopatico maniaco se lo faccio. Cioè, ma magari, de facto lo sono se lo faccio. Bene, allora, io sto vedendo il sondaggio, Anvil. 16-17-15, vedi? Ma lo fanno apposta, ti trollano, ma chi gli piace la pizza surgelata? Sì, quanto vado a vedere se la mia è cotta. Sì ragazzi, da Johnson Pizza fa parte delle scavie, verso c'è l'angolino. Vabbè certo, c'è l'angolino. Questa cosa mi ha fatto ridere. Esatto, io l'ho tenuta perché avevo paura che arrivasse qualcuno... Scusate, ma quindi non c'è... Quindi questa puntata non fa parte delle scavie, verso? Esatto. Perché non mi aveva... Scusate, non ho capito. Per favore, potete chiarire questa cosa? Non si capisce. Fantastico. Non si capisce. Devo saperlo, se no la salto questa puntata. Non la capisco. Mo, guarda come si va di nuovo fuori fuoco la webcam, no, di Amber. Sta reggendo. Non fa così perché la gente è permalosa. Poi pensa, Umberto, Amberdale, quel pezzo di merda sociopatico manico di merda di Venti Nation, bullo, proprio bullo. Odioso. Cioè, lui prende per il culo i suoi utenti, li prende in giro, li schernisce. No, ragazzi, gli vogliamo tanto bene. Però è vero che certe volte, molto spesso ci fate molte domande tanto simili l'una con l'altra. Infatti noi in descrizione ai nostri video YouTube mettiamo tutto. Quindi della piattaforma che usiamo per streamare, chi è lui? C'è scritto Luigi, ma in realtà si chiama Ciro. Sappiatelo. Chi è lui? Felice, ma in realtà si chiama Felice. Omar, in realtà si chiama Wikiroll. In realtà si chiama Master P della Tana dell'Occhio. Che tra l'altro io volevo fare ringrazi, che farò anche a fine sessione. Ah, ce ne sono, così. Però, raga, io mi diverto troppo a fare queste cose. Ma scusate, mi intrometto perché mi sono perso parte della conversazione. Ho visto ragazzi, pizza surgelata. Ha vinto la pizza surgelata. Sì, pizza surgelata, no. Che cazzo, io vi chiedo. Io vi banno a tutti. Ha vinto la pizza surgelata. Banno a tutti. La pizza surgelata è da schimicata la notte a luna, che tu dici, vabbè, mi guardo un altro paio di episodi di serie TV e ti fai la pizza surgelata. Non è che chiami il poraccio. Esatto, ma è fisicamente una pizza valuable o no? Cioè, tra un'altra pietanza è la pizza surgelata. Tu non puoi dire wow, l'adoro, perché c'è di molto meglio da mangiare. Anche una pasta alla carbonara, se schimichi, no? Ti fai una carbonara veloce. Micchia. Ma dipende, molto, non è meglio, veloce. Attenzione a dire carbonara è veloce, ragazzi. Basta. Io sono romano, No, nel senso, la pizza surgelata la puoi anche allora, arricchire. Allora, ho avuto una maestra a farmi la carbonara, no? Eccomi. Che è la mia ragazza. Ho visto lei fare la carbonara, ho mangiato la carbonara da una over 50 romana. A che doc siete invece, che ho fame. E ti dico che non è così
non è così lenta in realtà. Se ci, se c'hai la mano, cose così, in realtà è abbastanza veloce. No, sì, è comunque... vero, è vero. Vabbè, comunque è una delle cose più veloci, ragazzi. Ma la carbonara surgelata, scrivi in qua. La carbonara surgelata, ragazzi, no, è tutta un'altra cosa. No! Ma la, ma la carbonara in barattolo di supermercati adesso. Ma, sì, ma la carbo... ma ragazzi, ma la carbonara da in brick, se non si dico, no, Marco. No, pizza surgelata sono 7 minuti ed è pronta. La carbonara, tempo di cottura della pasta. Cioè, se è fatta con metodo, ce l'avevamo 20 minuti. Guardate, ragazzi, a che punto si è adesso lungo la fame? A che punto si è adesso? Raga, cominciate a mangiare e adesso vado a vedere se riesco a procurarmi qualcosa. Ma che vuol dire? Io Siria che mi sta facendo la pizza surgelata. Ma che bravo che sei, Anni. Ascolta, allora. Aspetta, vi devo raccontare questa. Praticamente sono andato a vedere com'era la pizza, per vedere com'era... Mio padre, che era lì, ha visto che era pronta, ha detto, guarda, te l'ho uscito un attimo dal forno. Quanto metto un attimo il prosciutto, Umberto? Detto, va bene, ok. Detto, tieni un attimo, io che ero concentrato su altro, mi passa sta pizza nelle mani. Mi ha passato la pizza caldissima dal forno nelle mani. Ah, che cazzo fai? Detto, boh, un attimo. Ma che cazzo fai? Mi la pizza nelle mani, mi ammazzi. Ok. Ma comunque, aspetta, attentano alla tua vita e alle tue dita. Io vorrei dirtelo sinceramente. Addentano alla tua vita. Addentano. Io morso di olò. Scusate, cos'ha che non va la pizza surgelata? Niente, è Envy che non va. Raga, ma come dite, il fondo. Ma lo sai quante persone mi hanno scritto dicendo Omar, mangia che sti fredda. Va bene, fredda anche. Io ne ho un'altra, quindi allora dolce, no. Io mangia, no, chi ti mangiavano i cani. Io ti seguo da una vita. Il mio paladino preferito è Garrett Nightingale. Però la cosa sul pandoro non la dovevi dire. Ragazzi, Vic, mi dovete ascoltare. Il pandoro è una cosa che ha bisogno di essere aggiustata per essere goduta. Ma tu il pandoro di prima mattina hai bevuto nel latte con la Nutella. Infatti ha bisogno di essere aggiustato. Non va bene da solo. È come dire, qual è il mio cibo preferito? Il pane. Conoscete qualcuno che dice, a me piace il pane? No, ma quelli che dicono, mi piace il cheeseburger, esiste. Capito? Fisicamente non ha senso questa cosa. Morale della favola. Vabbè, vado a procurarmi qualcosa equivalente del voi cominciate a mangiare. Va customizzato il pandoro, Nutella, crema pasticcera, panna. Il ragazzo dice che ho fatto venire un colpo a sua madre dicendo che la pizza surgelata è buonissima. Intanto mi mandano, la mia ragazza è la sua mamma, mi mandano come stanno ornando i biscotti di Natale e fighi ripieni di buccia d'arancia e noci e nocciole glassate al cioccolato fondente. Mannaia, loro mi stanno facendo morire. Bellezza. Il pandoro è come l'impasto della pizza. Non è con l'impasto della pizza, ha bisogno di essere condito. Vabbè, la pizza pure, ma anche senza condimento è buona. Ma è vero, tipo... La pizza fritta. Ragazzi, la pizza fritta. Presente quando uscite dal forno, quello proprio artigianale, dove c'è il pane freschissimo appena sforrato, che tu ti mangi un cozzo. No? Lì lo rovini se metti qualcosa. Ma il pane, ragazzi, non prendiamoci per il culo. Okay. Niente, ho droppato la hit. Allora, lol. Cioè, secondo me è oro comunque tutto ciò che fa. E basta! E intanto, ragazzi, aspetta, Peli, mi approfitto per fare un sacco di ringrazi. Abbiamo un sacco di ringrazi. Senomis 99, grazie mille per esserti unito a noi per 3 mesi, sempre sul pezzo con D&D. Continuate così, vi si vuole bene. Muzzo 92, che per 45 mesi insieme a noi. Gashanel, che per la prima volta si unisce a noi, grazie mille caro, benvenuto, benvenuta. Flamexifer, ehi, vuole fare l'abbonamento del D&D Nation? Minchia, subito, un bare. Woodrick, grazie mille per 11 mesi insieme a noi. Sicilian Angel, che si iscrive a noi, al nostro canale, grazie mille. Sanguinus 93, che ha rinnovato per 13 mesi insieme a Giorgio Banco, che lo fa per 5 mesi. Guaro 98, sempre per 5 mesi insieme al buon Gab, che per 26 mesi insieme a noi, dagli Nazione, dagli Edè.
Dragone 19-197-47 che si ci fa. Omar, stiamo impazzendo. Ma non sono io. Non sei tu? No. Nemmeno io. Maledizione. 100 bits, grazie mille. Intanto... Ah, ecco. E poi sempre Dragone che si unisce a noi per 2 mesi. Grazie mille. Siamo a 207 abbonati. Abbiamo superato il limite del super. Eccola. E siamo praticamente siamo tutti. Che facciamo? Iniziamo? Mangiate. Aspetta, Fei, quanto manca? No, ma voi mangiate, non vi preoccupate. Tanto nell'attesa che ho infornato le pizze surgelate Siria, ci siamo mangiati 2 calamari ripieni. Fai schifo. Erano buoni. Sei un porco, maledetto. Allora, ragazzi, buon appetito. No, io aspetto Luigi. Luigi sta cercando qualcosa, è andato a caccia. Luigi cerca l'uomo. Ha fatto così, ha evocato il giudizio, è andato nella foresta dietro casa sua, sta cercando i conigli. Lol. Vabbè. Comunque, un film mi piace che utilizza giudizio per tutto. È vero. Ficcate una cosa a terra, giudizio. Ma infatti, secondo me, la tizia si è incazzata, là, come si chiama, là, quel personaggio così iconico e misterioso che, madonna, mi sta sul cazzo, raga. La regina Corvo. Peppo Pulpo. Alla salute. Salute. Manciate, figliolo, manciate. Ragazzi, non ci sono le forchette. Giudizio. Scusi, ma portare l'acqua al giudizio. Qual è il vostro gusto di pizza preferito in assoluto? Giudizio. Come? Giudizio. Gusto di pizza preferito. Giudizio. Qual è quella che non ha senso? Perché adesso dirò una blasfemia. Secondo me la pizza con la Nutella non dovrebbe esistere. No, no, non c'entra un cazzo. Cioè, siamo proprio... Te la... Ma ecco perché siamo amici a te. Ma io ti dico... ognuno deve essere libero di mangiare. Ti odio, è quello che vuole. Però non lo so, ci sono quelle cose che per me non hanno senso. Perché per non, me, nonostante... Una pizza con la Nutella. Nonostante sia un... una pietanza salata, iconica, adesso pomodoro, formaggio, così sì. Tu gli metti la Nutella. Perché? Perché? Sì. Fa contrasto dolce salato. No, ma non è che ogni cosa deve essere buona nella vita. Fa cagare, punto. No, basta. Che... Prenditi una cazzo di crepe che è progettata per essere quella. No, e lì mi incazzo ancora di più. Perché no, le crepe allora una volta erano salate. Ma una volta sembra che siamo... Cioè, in Francia, flambetti, facevi quelle crepe. Adesso, non lo so, la vedo... quella cosa che la devi mettere dappertutto perché non sei capace di apprezzare le cose buone a prescindere, no? Un po' come il pistacchio. Adesso la crepe di base non è salata. Su questo io sono d'accordo, del pistacchio. Io adoro il pistacchio. Sì, ok. Sì, da quando sono arto così. Basta uno che non sa cucinare, mette il pistacchio ed è diventato bravo. Concordo con Felice, il pistacchio l'hanno spammato un sacco. Vero. Dai. Una pasta col sugo fatta bene è iper difficilissima. Basta, adesso le cose col pistacchio le sanno fare tutto. Ci metti la Nutella ed è tutto buono. Non lo so, è un po' barare secondo me. A me è una, no? Pizza che non piace e purtroppo ormai viene inserita tra i vari gusti di pizza. Quella con la crema di pistacchio. No, è quella, l'ho assaggiata, è quella con l'ananas. Io devo ormai assaggiare. Ormai ragazzi, una pizza a tutti gli effetti. A me piace invece. A me non piace. Zero. A me piace se l'ananas viene trattato bene prima. Cioè non è che apri la scatoletta, butti l'ananas sulla pizza. No, non ho se fai l'ananas, lo fai marinare, lo lavori, allora sì. Io l'ho assaggiato una sola volta e non era male. Però me l'aspettavo veramente una non è il mio gusto preferito. Bannate per favore quel ragazzo in alto a sinistra. Guarda. No, niente. Ha mostrato il mio acerrimo nemico Pandoro. Ma non è io. Non è che ce l'ho col pan. Cioè, se poi tipo non ho un cazzo a casa e tu mi offri il Pandoro, me lo mangio. È questo idolo del minchia, compare. Viene il Natale adesso. Il Pandoro. Pandoro. Ah, no. Pensa alla cosa più terribile per Envy: è il Pandoro ricoperto di pistacchio. Buono. Con dei nani paladino. Sopra. Bella la domanda però che è arrivata adesso. Aspetta, Tecnosbam, grazie mille per esserci qui a noi e ci scrive: grandi ragazzi, vi seguo sul canale rosso da un botto di anni. Non ho mai giocato a D&D, ma le vostre storie mi rapiscono tutte le volte. Big up da Bologna. Grazie, caro. Buon appetito. Vai, Omar. No. Domanda importantissima, ragazzi.
che gusto di gelato siete secondo voi? Limone e fragola. No, uno, compare, sì, grazie al cazzo. Uno, il limone. Gusto che ti... Il limone, tu sei. Secondo me... Io sono... Giudizio. Cioè, no. C'è il gusto spadone? Secondo te, Emil, quale gelato sei? Zuppa inglese, perché non vengo capito, e sotto sotto faccio pure schifo. Tu, Umberto? Io penso di essere... Come si chiama? Gianduia. Sindaco di Godopoli. C'è Gianduia. Gianduia è quell'archetipo di persone. No, perché tutti vogliono... Tutti chiedono cioccolato pensando di aspettarsi Gianduia, invece gli arriva un gusto diverso. cioccolato. Ma io sei quello che le persone vorrebbero, ma che non chiedono. Fanculo. Madonna, raga. Omar, che gusto sei tu? E quando si accorgono che hanno sbagliato, è troppo tardi. Queste sono le cose di Facebook. Che frutto sei? Scoprilo con questo quiz subito. Esatto. Nocciola. Nocciola. No. Perché non sembra, ma sono molto grasso. I donna mi ha mai fregato. Stavo per Dio, puffo. Invece puffo. Sono stato ninjato. Vabbè, tu giudizio. Giudizio. Il mio gusto è giudizio. Che segno zodiacale siete? Boom. Goblin. Cancro. Comunque io sono pistacchio, perché difendo quel gusto, è sempre stato il mio gusto preferito in tutti i gelati da quando sono bambino, quindi raga, sottovalutatissimo, non ne parla mai nessuno, ma tutti si fanno le pippe su di lui. Caramello salato, raga. Caramello salato? Crema. Arachidi e caramello salato. Raga, c'è una gelateria qua a Perugia. Che... è grossissimo, però non è comune, non lo trovi sempre. Mm-hmm. Che è tra le gelaterie più buone di Perugia. Se vi capita, passateci. Si chiama Mastro Cianuri. Mastro Cianuri. Okay. Fa un gelato al pinolo che non ha senso di esistere. Pinolo. Una cosa pinolo è buonissimo. C'è tipo una vaniglia, una specie di fior di latte con i pinoli, una crema di pinoli, i pezzetti di pinoli. È particolare. La pinolata è una cosa clamorosa. La pinolata è la nostra pignolata. La pignolata? Dipende. Cos'è la pignolata da voi? No, da noi la pignolata è il gelato quello. No, non ce l'abbiamo. Pignolata è pan di Spagna fritto. Pan di Spagna fritto? Sì, praticamente è glassato. Aspetta. Ma non è pan di Spagna? Un attimo solo, ti dico. Aspetta, Io non me lo sono mai chiesto. È un dolce di vita, aspetta, dico com'è fatta, perché non vorrei dirti minchiate. Aspetta, anzi, vediamo, aspetta, direttamente. Papà, scusami. La pignolata siciliana, com'è fatta? Cos'è quello? Quella messinese, sì. Quello è un biscotto, fa una pasta folle e poi invevura di zucchero. Ok, ma è fritta? E poi glassata? No, non è fritta, è glassata soltanto. Sì. E come fa a diventare tu? Perché... in una pentola e poi l'amalgamano. Ok. Con la cioccolata e lo zucchero. Ok. Separate, e poi la mettono nei vassoi. Stai parlando con Zurzula? Io sto parlando con Zurzula. Mio padre è Zurzula, è un dwerger con le mani. Sì. Madonna, bellissimo. La mia ragazza è fritta. Dice che è fritta. La tua ragazza è fritta? Minchia. No, è fritta. La mia ragazza è fritta. Ma la mia era al forno, cazzo. Era al forno. Mm. Giuseppe Polimeni, nel suo testo Quando a Reggio non c'erano i cornetti, afferma che il carnevale, si diceva, era la festa della trasgressione, dell'illecità e del superamento dell'atavica fame. E parlava, ha usato la parola atavica, tutte cose belle. Ha usato la parola atavica. Sì. Ora rolliamo un D20. Okay. 10 o meno è VIP, 11 o più bannato. No, ma un Giuseppe Polimeni non è della chat, è un tizio che scrive su Wikipedia. No, vanculo. Banniamolo lo stesso. Banniamolo lo stesso, esatto. Allora, lui dice, c'era è in vita, questa persona è in vita. Non so manco chi sia Giuseppe Polimeni, non lo so. Vabbè, comunque sappi che se stai guardando questo video della piattaforma rossa,
ti abbiamo bannato alla fine, quindi esatto. Non puoi commentare. Oh, però lasciaci un bel like e iscriviti al canale e attiva la campanellina. Bastardo. A questo modo c'era composto da palline di pasta fritte. Bastardo l'ha detto lui, è acquerelabile sta cosa. Questo dolce era composto da palline di pasta fritta nello strutto e poi assemblate in mucchietti ricoperti con glassa di cioccolato e al limone, oppure composti in piccoli coni impastati e ricoperti con il miele e decorati con confettini colorati. Bella, leggera, come piace a noi. Vabbè. Comunque noi al sud mangiamo la merda, cioè è buonissimo, però è una... Prima la friggiamo e poi la mangiamo. Sì, nel senso, da noi è tutte, ogni tutte ponta. Cose clamorose ma omicide. Che comunque va bene per quanto riguarda la capacità di rendere omicida anche le cose più innocue, cioè hai capito? Melanzane. Qua i carboidrati disparano. Qua i carboidrati disparano. Danno una pistola. È tradizione, raga. Mm-hmm. Già, sapete che molte. Lo sapete che. Sapete che. Adesso dirò una cosa dove tutti mi odieranno. Vai. Ma io sono conscio di quello che dico. E lo affermo. Ci sia che mi guarda male intanto. Le nonne non sanno cucinare. Le nonne non sanno cucinare. Ma vattene a fanculo. Le nonne. Ma come ti permetti? Tu non hai una nonna. Tu sei nato dalla terra. Le ho avute. Tu sei nato come gli orchi su Simbarum. Sei nato dal fango, dalla terra. Le nonne non sanno cucinare. I gobbi nascono dal fango. Perché mia nonna era bravissima a cucinare. Io non dico mia nonna, perché le mie nonne, cioè la mia nonna, l'unica che ho conosciuta, era bravissima. Barcellona, allora? Siciliana, tutte le cose. Perché penso questo? Perché noi siamo, come popolo italiano, siamo presuntuosi e non accettiamo l'innovazione, lo studio delle cose, come funziona. Io ho visto nonne cucinare con metodi stupidi, senza nessuna base di cucina scientifica. A 75.000 anni che cazzo vuoi imparare? Ormai il cervello è plastico. Dopo un po' perde la sua plasticità, no? Non hai più quella capacità. Ragazzi, scusate, vorrei celebrare questa cosa. Il sindaco di Codopoli ci commenta: oh raga, clamoroso, mi hanno appena fatto lo spadone, ci tenevo a farvelo sapere. Oh, grande caro, bravo, un applauso. Bravo, un applauso. Va diffusa questa cosa, deve diventare tradizione. Mi hanno appena fatto lo spadone, ma che cazzo vuol dire? Ma che è sto spadone? A me fa troppo ridere Tonio Carbonio. Allora io vorrei rispondere a Fenice. Questa è pizza con la Nutella. Ok. Questa è Nutella e io mi do poco. No, mi dico scherzo, no? Capisco come mi dice. Io non ho diktat, tutt'altro, mi piace tutto. Dalla cosa più raffinata alla cosa più sporca. Se mi cadesse la pizza a terra, direi più sapore la mangerei. Anch'io. Amen. Ma io lo dico, io le cose che cadono a terra... Allora, ti dico sta cosa di me. Da piccolo facevo questo, da molto piccolo facevo questo, guarda, 21-22 anni, guarda, no praticamente facevo questo. Io avevo da mangiare, no, quindi avevo questa cosa. Per esempio, quando ero piccolo e molto molto stupido, davvero molto molto stupido, facevo questo. E ero convinto che intingendo nell'aria o nelle cose assumesse più sapore, invece l'unica cosa assumeva era più l'ordia. No, bello, bello. Ma secondo te come mai quelle friggitorie piccole dei vicoli stretti hanno un quel che? Qua al sud, qua in Sicilia, vige questa regola. È assodura. Se un posto è sporco inside, ma no sporco nel senso che non rispetta le normative igienico-sanitarie dell'anno. No, no, pure quello è conseguenziale. Ma che ci mette così tanta passione, li vende così tanto a poco e dice: ma io pure mi devo lavare le mani. E non lo fa. E tu, quel pidone che sa quel gusto romantico, sono le palle di chi l'ha fatto. E vuol dire che ti piace. Capito? Quando sono stato a Ballarò, nel mercato dentro, ho visto la trasmissione.
No, bellissimo. No, io l'ho lasciato condurre, sei stato più bravo, però sono stato al mercato di Ballaroppa, lol, abbiamo visto il pentolone nero, che inizialmente non era nero ovviamente, era tipo acciaio, così incrostato di mille ore di anni di frittura continua, con olio del paleolitico che sapeva di carcinoma e porca troia, però era la cosa più buona del mondo. Il fritto lì dentro era la cosa più buona del mondo, ragazzi. Cioè, ragazzi, frutta secca, sì o no? No. Sì, no. Ma aspetta, però dove? Frutta secca. In che senso dove? Tu scusa, io me la mangerei, no, tu che ci vorresti qua. Stavi che ancora. Prima di rispondere tu, no. Grazie, sì, la voglia. Felice. Feli, l'hai visto, c'è, oggi in Thailandia, mi pare, una zuppa, un locale che fa una zuppa, tra l'altro suggerito dalla guida Michelin, che bolle da 40 anni. Certo, lo so. Ho capito. 40 anni che questa zuppa bolle viene rigenerata ogni giorno. Ma che cazzo dici? Ma sei serio? Sì, è suggerito dalla guida Michelin. Aspetta. Zuppa che bolle. È una roba alla Berserk, ma che cazzo è? A Bangkok. Un piatto storico, ecco la zuppa che ha 45 ininterrotti anni di cottura. C'è un locale che sembra una zuppa che sta cuocendo ininterrottamente da 45 anni. Ti tratta del ristorante Wattana Panic di Bangkok. Wattana, ho già detto tutto. Wattana. È quello che dici uscendo dopo esserti mangiato la zuppa. Il piatto storico è la Newa, una zuppa di carne di manzo interiore e noodles condita con coriandoli. Ecco, coriandolo, scusa. Coriandoli, proprio quelli i pezzi di carta. Ma che schifo. Se si attacca qualcosa sotto, che fai? Se non la togli? Ma se si stacca il gas, che succede? Guarda che sul fondo saranno anche gli anelli delle mogli. Però raga, è interessante perché immaginate sul fondo i peli, i capelli, no? È fisiologico che una persona che cucina ci sta che si stacca qualche capello, a meno che non sei pelato. Quindi a te che dirigi il ristorante a Bangkok, se sei pelato, il mio benestare è il mio via libera. Se non sei pelato, quei capelli, ce li leghiamo? Direi di sì. Quindi non è l'ingrediente segreto. Hai capito, sì. Come la frutta secca, frutta secca come arachidi, nocciole, pinoli, mandorle, sì. Sì. Frutta secca come... prugne secche o via dicendo, no. No, allora, i fichi secchi sono d'accordo, sono tier S+, ma solo se dentro ci sbatti una bella noce. Lo spacchi in due e ci metti la noce. La frutta secca secca. Però la frutta secca di base è come la pizza surgelata, secondo me. Più o meno siamo là. Cioè, buona, a meno che non stai morendo di fame, non te la mangi. Però se hai veramente voglia di dolce, non hai un cazzo, ci può stare a mangiarsi un fico il secco. Il problema è l'apporto calorico della frutta secca. Ma chi se ne frega? Da uno che mangia. Omar, noi mangiamo giornalmente no, sarebbe strano. Facciamo mensilmente al McDonald's nella società occidentale. Le persone sane mangiano almeno una volta al mese. O al McDonald's, Burger King, KFC, testa. Una volta al mese? Una volta al mese. Io tre volte a settimana. Vabbè, tu fai schifo, quello che c'era che fa cagare. No, infatti, parliamo di persone sane, tipo normale. La media. Sì, ma un hamburger del Mac c'ha tipo 12.000 calorie. 12. No, 12 calorie, compare, penso che esplodi. No, c'è scritto 12 50 calorie. Quante sono? Mi pare sia il Big Mac. Quante sono? Sono... ma 12.000 calorie un hamburger. Quante sono? Più meno o più di 2.000? Molto meno, una no, di meno. Ora vedi. Ok, vado a cercare un hamburger Mac. Almeno 2000 calorie, guys. 2000 calorie che sono quello che dovresti 200... mangiare un giorno. Hamburger McDonald's sono 100 grammi, i burger sono 264 calorie. No, quale? Quello
da 1,80€. Io la, scusami, un hamburger con il Big Mac. Calorie esagerato. Penso proprio che possa essere. Big Mac sulle 8. Ah, faccio tu. Davvero? No, 12.000, ragazzi, 12.000. Big Mac. No, 12.000 per dire tante. Forse 1,8€ no. Però sì, siamo già aspetta, Mac, che era il Big Mac? Big Mac. Vediamo. Dal Big Mac, qua. Big Mac 100 grammi sono 257 a 100 grammi, attenzione, non so quanto pesa, quanto c'è in un Big Mac. Sono più di 100 grammi. No, e vi dico questo, per porzione, fatti da 90 grammi. Più conta il pane, la salsa, che è quella che è veramente è la parte veramente calorica, perché comunque la base delle salse è sempre maionese. Vabbè, comunque sono tipo un sacco di chilocalorie, sono tutti grassi saturi, cose così, quindi io non mi preoccuperei della frutta secca, capito? Cioè ci sono le cose molto più ciccione. La frutta secca, la proporzione è devastante, Ma fa bene, capito? Sì, quello sì, la usano per le diete. Negli Stati Uniti, che è il posto dove fare il Big Mac più grasso di tutti, il Big Mac ha un valore calorico di 570 calorie, un Big Mac, che corrisponde praticamente a un quarto del valore di calorie che deve assumere in un giorno un uomo. Di esatto, così sapevo. Sono circa 2000 calorie, un uomo adulto. E mentre il valore più basso, ragazzi, ce l'ha in Australia, che sono 480 calorie. Okay. Quindi, in Australia li fanno in modi diversi, in Australia caricano di più. È vero. È interessante questa cosa, non lo sapevo, è molto interessante, che non pensavo che il Big Mac in base alla nazione. Sì, sì, voglia. E quella invece più dopo gli Stati Uniti è il Canada. Il Messico. Sì. Ma senti, invece lo sai che quando vai al McDonald's e ti prendi la Coca-Cola, in realtà non stai bevendo la Coca-Cola? Lo so. Quello lo vedi. È una... Me l'avete detto voi quando sono acqua zuccherata. Acqua zuccherata aromatizzata a... Madonna mia. Ti dico anche una cosa. Tu lo sapevi che esiste il Big Mac? Sapevi che esiste il Big Mac Museum? Minchia, esiste. Museo, il 22 agosto 2007 McDonald's ha inaugurato il Big Mac Museum a North Huntingdon, Pennsylvania, per celebrare il 40° anniversario del Big Mac. Il museo comprende la più grande riproduzione di un Big Mac, alto più di 4 metri di altezza e centinaia di reperti storici del panino. Che a me è un mostro boss finale. Big Mac. Porca puttana, lo sapevo. Comunque, regà, avete... diceva, aspetta, che ritrovo. Urlo del Sium. Andatevi a leggere il record di Donald Gorske. Cazzo, che è quello di Super Size Me. E chi era? Is an American, su Wikipedia dice Donald A. Gorske, born November 28, 1953, is an American world record holder known as the ultimate Big Mac fan, having eaten over, ve lo leggo in italiano, 32.672 hamburger. Quanto? 32.672 Big Mac. No, in tutta la sua vita. Che comunque 32.000 non è poco. Oh. C'è il Guinness Book of Records. Cioè, dentro il Guinness Book of Records. Quanti arancini si saranno mangiati i nostri papà? Tutta la loro ma vita. Guarda, non credo 32.000. Ma sai che... Lo sapete che... Viene il dubbio. Lo sapete che... Scusa, ma 32.000... 32.000, no? Ci sono più arancini che persone a Messina, sappilo. Vabbè, quello... Allora, 365. Un arancino, vediamo quanto... Aspetta, arancino, comunque, arancino. Regà, se tu dividi 32.000 per 365, quindi come dire uno al giorno, sono 87 anni. Attenzione 87. Ragazzi, fermi. Un arancino, anche se Google dice arancina, ma Google è stupido. Sì, un arancino medio grosso, quindi stazza normale, fornisce circa, secondo voi, quante calorie? Dai, vediamo chi si avvicina di più. 700, dai. Okay. 450. Allora, un arancino
625. Omar, non 5, stai 50. Dando l'esame di laurea, 5,50. Però Omar, certe cose sono serie e come tali vanno affrontate. Ha circa 100, per ogni 100 grammi 270 calorie. Ok, ma quanto è un arancino? Un arancino fornisce circa 520 calorie. Un arancino solo? Minchio. Cioè, è paragonato al Big Mac che ne fornisce circa 520. Cioè, ti rendi conto? Madonna. Minchia, ma vuoi mettere la qualità? Raga, ringraziamo il McDonald's per fare i cibi così tanto salutari rispetto agli standard messinesi. Salutari. Io in questo momento mi sto sentendo tutte le volte nella mia vita in cui ho detto no, io prendo tre rustici stasera. Ma una cosa comunissima comunque, perché un arancino non ti sazia, cioè 500 calorie, ma il tuo cervello non le recepisce, capito? Vediamo un bidone, vediamo. L'altro giorno, al ritorno dalla Sicilia, era tardissimo, ho detto non faccio il tempo a mangiare, però si è spenta la luce. Ok, perfetto. Passo dal McDonald's e ho visto che c'erano i nuovi spicy buonissimi McNuggets. Allora c'è la confezione da 6, da 9 e da 20. Dato che non avevo pranzato, non ho fatto colazione, preso a fame chimica praticamente, da stanchezza, ho comprato due McChicken menù, due McChicken, un solo menù e 20 spicy confezione da 20. 20. 20. Quindi, e me li sono sparati tutti. Sei morto. In 25 sei una riproduzione tipo Gale di Baldur's Gate 3, no? Cioè, sei morto. Esatto. Tanto che io ricordavo di aver letto il giorno prima che c'è stato un tizio che ne ha mangiati una settantina ed è morto. Tipo di Jake McCoy. Cosa? È un tizio che ha commentato sotto il post. Ah, quindi il limite è 70. Ma scusa, cioè, non state scherzando? Non state scherzando? No, è morto. Vero. Cosa? Cioè, che è morto, non ne ha mangiati troppi. Però 70-75 ne ha mangiato e gli è la morale è che più le patatine, quando ho vomitato, perché ho vomitato ovviamente appena arrivato a casa, voi avete presente il macinato che del pollo, perché poi c'è soltanto una mamma cosa, mamma no? Mia, ma Dungeons e Pizza siamo tornati a fare del berendino, vabbè. ci sta, è tematico e continua. Tipo, presente che usciva tipo dentifricio, perché non è che avevo fatto. Io ci sposto sul talk originale, giusto per il verde, per ricordarvi che. Mamma mia. C'è un video che vi farò una volta prima o poi, non ve lo farò mai in live, ma ve lo farò una volta. Però vorrei chiedere un favore a Anvil. Dimmi tutto, tranne quella cosa. Tranne quella cosa dico sicuro. Io vorrei poter fare una richiesta aperta a tutta la community che segue le live. Ok. Facciamo una petizione per far tornare il Big Tasty al McDonald's. Mamma mia, Big Tasty. Di cosa si tratta? È il panino più buono che sia mai esistito. È il più grande anche. A me lo sai che, nonostante tutto, l'altro giorno sono andato, giusto per dirlo, però ovviamente noi non abbiamo nessun accordo con McDonald's, quindi dovrei dire ma se fosse interessato McDonald's no magari. No, comunque se ci c'è l'ultimo panino, quello là che ha pubblicizzato Joe Bastianich, che a me non sta tanto simpatico Bastianich, ok, né come personaggio né in generale, evviva Giorgione, però ti dico minchia troppo buono il My Selection BBQ, troppo buono. È il mio panino da fast food incredibile, proprio il preferito. Non prenderei niente. Io c'era il Big Tasty, io vi giuro, ragazzi, io ho la mail di McDonald's, perché io scherzosamente gli ho mandato una mail. Quando torna Big Tasty, continua a seguire il nostro classico automessaggio, continua a seguire il nostro social per vedere quando tornerà il Big Tasty. C'è un ragazzo che io mi ricordo ancora quest'estate a luglio, sotto la pubblicità del Mac, sono andato là su TikTok. Io però voglio il Big Tasty. Questo mi scrive: tranquillo, torno a ottobre. Io il 27 di ottobre sono tornato ai messaggi di lui. Io per scrivergli: ottobre sta finendo e non ho ancora visto il mio Big Tasty. Giusto. No, fantastico. No, anche perché lui ha visto sicuramente la pubblicità del 2020. Io non li sopporto i fast food comunque. Cioè, a parte quel panino, ma in generale evito sempre di mangiare là. E ingrasso di più.
Perché gli arancini fanno ingrassare di più. Tu in media ne prendi due, sono 1100 calorie. E vedi? Fate anche addosso fatto... quando torni a casa. Io ho fatto i conti perché volevo mettermi a dieta dal 3 di gennaio. A me serve per mantenere il mio peso un apporto calorico di 2050 calorie. Per mantenere il mio peso, che sono 103 kg per 1,78 m. Mantenere la mia barba. Per mantenere la mia... Esatto. Per perdere peso dovrei stare intorno alle 1500 calorie, quindi in deficit calorico. Però raga, è dura, eh. È dura. Cioè, ironicamente, già bevo una cosa così che copriamo l'etichetta e già sei fuori. Sì, è vero, cazzo. Eh sì. Bevi da zero. Io bevo, se no, posso, zero zucchero e zero caffeina. Ma nel gusto di morte, di retrogusto. A me fa schifo la normale adesso. Mi sono talmente tanto abituato che se bevo la normale mi fa schifo, troppo. Grazie. Dolce. E io con questo panettone alla zucca... Panettone alla zucca, bravo. Credimi, per me la rivelazione di quest'anno. Io non pensavo che una zucca dolce potesse essere così. Se apre i tre occhi di Solomon, ragazzi, è la fine del mondo. Se lo trovate in giro, prendetelo, non rimarrete delusi. Porto il piatto di là e prendo, possiamo ricominciare. Comunque, io spero che vi sia piaciuto il formattino, la cosa di parlare un po', chiacchierare al tavolo, sia a chi ci segue che a voi, nostri cari ospiti. Io ora faccio una cosa così da dividere la live in un altro spezzone, quindi ci porto sui credits e poi ci rimetto sul talk. Arriviamo.